descrivete di sinistra, grillino, democristiano, avete descritto di tutto, le mie idee sono quelle, poi se lei mi vuole definire democristiano lo faccia, è libero, però è chiaramente la Democrazia Cristiana, insomma, c'era un tempo. Bianco fiore, simbolo d'amore, l'inno della Democrazia Cristiana, un modello che il presidente Conte, come nel classico rituale del corteggiamento, un po' insegue e un po' rifugge. Nel suo percorso di posizionamento al centro della politica, ieri l'ex professorino di esegesi del diritto romano, come lo definì celebre frase di Beppe Grillo, ha sciacquato i suoi panni nel fiano di Avellino al cospetto di quel che resta della Democrazia Cristiana. Ma cosa resta della DC? Naturalmente Conte ha ragione, quel partito c'era un tempo e oggi non c'è più, ma resta una cosa forse più importante, che può piacere o meno, resta la capacità di gestire il potere. Insomma, se Conte vuole provare a resistere a Palazzo Chigi, deve imparare la lezione profonda che arriva dalla DC. Le cose terrene sono tutte temporanee, niente è definitivo e quasi nulla è fondamentale. Insomma, si può mediare sempre. E io temo che oggi nel vertice che sta per cominciare dovrà essere molto democristiano per mettere d'accordo Renzi, che vuole abolire la quota 100, e Di Maio, che invece la vede così. Sentiamolo un momento insieme. Se qualcuno pensa di poter far partire una nuova generazione di esodati, che sono quelli di quota 100, ha sbagliato governo. Il Movimento 5 Stelle non darà mai i voti per una legge di bilancio che elimina quota 100 e crea nuovi esodati, e soprattutto in Parlamento non ci sono i voti per riuscire ad abolire quota 100. Allora, vedrete, Conte ce la farà, sono già in corso vertici, trattative, noi adesso ci spostiamo a Palazzo Chigi, li seguiremo in diretta e entro mezzanotte la bozza di manovra sarà spedita a Bruxelles. Ma quello che temo è che dentro questa bozza ci sarà scritto ben poco, nulla di fondamentale, perché questo è il prezzo da pagare alle divisioni in tempi di risorse scarse. Andreotti, per restare ai classici della DC, diceva: meglio tirare a campare che tirare le cuoia. Per chi sta al governo è sicuramente vero, ma per noi, per gli italiani, sigla. Anche più le più strane, le più lontane dalle nostre. Mi descrivete di sinistra, grillino, democristiano. Devono essere contrastate con le idee. Le mie idee sono quelle. Io sono contro i processi alle idee. My government's new economic plan. Abbiamo trovato delle risorse. Ma se togli 2 miliardi con la mano sinistra per fregarne 4 con la mano destra. Scusi, abbia pazienza. L'avvocato del ciuffo. Il partito di Renzi che vuole tornare alla legge Fornero. Ieri c'era un ottimo clima di lavoro. Io non voglio altri esodati in Italia. La maggioranza è compatta. Non sono d'accordo e si stanno scannando. There is a clear condemnation from the European Union side of Turkey's military action. Interrompano per sempre l'ipotesi di un ingresso a Turchia in Europa. Bloccare l'export degli armamenti. Vogliamo vendere nuove forniture di armi? No, evidentemente. Giornate complicate, sia
alle porte dell'Europa sulla Turchia sia a casa nostra, perché oggi va chiusa la manovra, va chiusa quantomeno questo documento che va mandato entro la mezzanotte a Bruxelles. C'è davanti a Palazzo Chigi per noi Andrea Milluzzi, perché in questi minuti sta cominciando un vertice di maggioranza che sarà abbastanza teso, ma che deve arrivare per forza a una conclusione in giornata, giusto Andrea? Giustissimo Mirta, buongiorno. Ancora non è arrivato il Premier Conte per dare inizio a questo importante vertice di maggioranza con il Ministro dell'Economia Gualtieri e i rappresentanti delle forze che compongono il governo per chiudere, come stavi dicendo tu, entro 13 ore la manovra da inviare all'Europa. Una mattinata densissima. Conte in questo momento è al CNR perché aveva un appuntamento in mezzo a tantissimi altri della giornata. Pensa solo che alle 3:30 del pomeriggio è atteso a Tirana per un bilaterale con Comunque, Tirana. Quello che abbiamo scoperto in queste difficili giornate è che il Premier Conte è un tipo che non dà il buche, perché ieri è andato a Avellino, oggi al CNR, va a Tirana. Cioè, una giornata tremenda, però è un bel segnale. Uno che quando prende un impegno si presenta. Prego, Milluzzi. Esattamente. Esattamente Mirta, tanto che alle 9 di questa mattina insieme al ministro Patuanelli ha incontrato i vertici della Whirlpool, la conosciamo, l'azienda multinazionale che sta andando via da Napoli per un incontro molto delicato, molto importante. Adesso alle 11 appunto è atteso qua a Palazzo Chigi, dove siamo, abbiamo appena intravisto passare una macchina, ma non era sicuramente la sua, sarà stata di qualche altro partecipante al vertice, perché oggi, questa mattina, si deve chiudere appunto la NADEF, da inviare poi all'Europa e da discutere soprattutto alle 21 di questa sera in un consiglio dei ministri che si preannuncia veramente caldo, perché ma i nodi sappiamo sul tavolo chi partecipa tanti, a questo vertice, Andrea. Allora, fino adesso abbiamo saputo che ci saranno sicuramente il Premier Conte, il Ministro Gualtieri, i sottosegretari dell'economia e dei ministeri interessati alla manovra. Dovrebbe esserci anche il Ministro Bellanova, sia in veste di Ministro, sia come parte della delegazione di Italia Viva. Non dovrebbe esserci invece Franceschini, il Ministro Franceschini, perché è previsto a Milano per tutto il pomeriggio, mentre i ministri e la delegazione dei 5 Stelle ovviamente dovrebbe essere presente. C'è un grosso punto interrogativo invece, Mirta, sulla presenza di Luigi Di Maio, che ha appena terminato qua alla Camera, qua vicino, la sua informativa sulla Siria, dove fra l'altro ha detto che l'Italia è pronta a cessare da subito la vendita di armamenti alla Turchia, anche se l'Europa invece vuole posticipare un po' questa decisione. Ha finito da pochissimo il suo intervento, noi siamo qua in attesa di capire se da Piazza Montecitorio, che sta a 50 metri, arriva. Verrà a Palazzo Chigi per Va partecipare bene. A questo Milluzzi. Che, ti ripeto, non è ancora iniziato. Non ti distrarre. Appena Eccomi. Passa qualcuno mi fai sapere. Grazie. Allora, dobbiamo presentare gli ospiti di stamattina. È arrivato a trovarci l'ex ministro dell'economia, che abbiamo fatto i conti prima di entrare in studio, ha fatto ben 5 manovre per Carlo Padoan. Buongiorno. Buongiorno. Quanto si sente più sereno e libero adesso, che non deve star lì a chiudere i conti fino all'ultimo istante? Ovviamente mi sento più sereno, ma sono preoccupato per il Paese, perché bisogna chiudere assolutamente questa operazione. La storia di quota 100, che cosa ha capito lei? Si incateneranno i renziani o si potrà... Non lo so cosa faranno i renziani, posso dire cosa penso io di quota 100, l'ho sempre detto, trovo che sia un'operazione sbagliata e negativa. E quindi se si vuole affrontare il problema giusto del pensionamento anticipato, lo si può fare in modo più efficiente. Ok, quindi secondo lei, insomma, rivederla e cambiarla è una cosa sul tavolo, è un'ipotesi sul tavolo? Non lo so, mi sembra di capire che lo sia, penso che dovrebbe essere cambiata. Va bene, insomma, parere personale di Padoan. È arrivato a trovarci Augusto Minzolini, che come sapete è il più grande retroscenista di tutti i tempi. Oggi ha fatto un pezzo molto interessante sulle manovre che ci sono al centro, citando anche il nostro editore. Sì, che però vuole occuparsi di editoria. Sì, sì, no, ma infatti soltanto lì ho fatto un errore, perché oltretutto, ecco, faccio, perché ho sbagliato un errore con Cairo? No, ho sbagliato i numeri, lo pagherei durissimo, non siete voi. 1000, ma siete 4500 dipendenti, va detto. Tu mi hai detto, sì, allora, la rettifica sarà fatta in diretta, penso che per Cairo possa andare bene. È arrivata a trovarci invece Silvia Sardone, giovane europarlamentare della Lega. Buongiorno, ben trovata, che immagino su quota 100 la pensi in maniera del tutto opposta per Carlo Padoan, perché ho capito che Salvini ha detto che farete addirittura le barricate, li terrete chiusi nel Parlamento. Innanzitutto grazie per giovane che... Beh, è vero. La politica da un po', ma è giovane. Sì, no, ma grazie, sempre bello.
Allora, su quota 100 ovviamente faremo le barricate. Oramai, insomma, tra quota 100 ho sentito anche parlare di mettere mano a opzione donna, cioè tutte quelle misure che in qualche modo consentono alle persone dopo anni di lavoro di accedere al sistema pensionistico. Però Padova ha detto una cosa diversa, ha detto si può fare in maniera più efficiente, non ha negato il problema. Sì, vabbè, ha detto non è che questo governo mi pare che abbia messo in campo controproposte al togliere quota 100. E in ogni caso il mio pensiero va alle tante persone che quest'anno, grazie al vecchio governo e grazie alla volontà ferma di Matteo Salvini di portare 400, sono riuscite ad andare in pensione. È stato comunque un rimettere mano alla legge Fornero. Poi, se qualcuno pensa invece che la legge Fornero fosse una legge buona e giusta, beh, noi abbiamo sempre allora, pensato io il credo contrario. Che un tema importante che posso restare a Sardone è di non cambiare in continuazione le regole. Questo secondo me è sacrosanto, perché chi fa dei progetti di vita non li si può cambiare ogni due minuti la prospettiva. Certo. Comunque ci arriviamo fra un secondo, perché devo presentarvi anche Aldo Giannulli, storico, grande esperto di Movimento 5 Stelle. Ieri mi sono fatta una scorpacciata, caro Giannulli, di Movimento 5 Stelle. Abbiamo rivissuto insieme i 10 anni. Male che non c'ero, che ormai mi sono stufato. Ah, si è stufato lei? Si è stufato. Oggi le faccio parlare l'elenco delle telefonate. Allora, delle guardi, le dico la verità, che oggi l'ho chiamata per fare un altro esercizio storico. Ricordare cosa è stata la grande DC. E per farlo abbiamo invitato uno degli ultimi grandi leader della Democrazia Cristiana, Paolo Cirino Pomicino. Bentornato. Musica. Pomicino ha anche fatto un po' il direttore d'orchestra, d'altra parte pure Conte l'ha fatto ieri il direttore d'orchestra, sì, lo posso fare anch'io. Allora, caro Pomicino, ben trovato, ma sa che ieri è stata una giornata incredibile, io ero collegata con Avellino e ho visto Conte arrivare lì con Mastella, De Mita in prima fila, infatti. Rotondi, maestro di cerimonia. Peraltro Rotondi, così come Gerardo Bianco, erano allievi di Fiorentino Sullo. Sullo è stato uno dei grandi leader della Democrazia Cristiana, un leader molto riformista, è vero, e su questo tutti gli altri amici della zona Irpina, veramente ero stato invitato anche io. Ma amici, è bellissimo, amici, siamo tornati agli amici della zona Irpina. Ma gli amici, ma anche gli avversari erano amici, amici che sbagliavano, casomai, ma erano amici. Pure a sinistra però le può dire Padova che c'erano i compagni che sbagliano. Sì, no, lì purtroppo è stato drammatico, quando hanno sbagliato i compagni c'è stata una grande stagione drammatica per il paese, i compagni che sbagliavano dalla voce di Rossana Rossanda. Allora però fermiamoci un attimo, però lei mi travolge con i ricordi, con la nostalgia della DC, no, dobbiamo parliamo di manovra e poi la riporto però a vedere Avellino, perché ieri è stato molto interessante. Ieri cosa è accaduto in questa giornata difficile, che doveva finire con un consiglio dei ministri serale per risolvere le questioni, e invece nulla di fatto, guardate. Sono le 20 e il Consiglio dei Ministri atteso per tutta la giornata è saltato. Tutto slitta questa sera perché l'accordo sulla manovra per ora pare non esserci. È giusto mandare in pensione prima i disoccupati o chi fa lavori gravosi e usuranti, ma spendere miliardi di euro per mandare in pensione i dirigenti, per noi è sbagliato, preferiamo usare quei soldi per abbassare le tasse. I renziani non governano da soli, ma governano con una maggioranza. Il futuro di uno dei provvedimenti bandiera dello scorso governo, quota 100, fa saltare tutto in una giornata in cui doveva vedere la luce il documento programmatico di bilancio. Pensare che questa manovra sia la sommatoria di premure dell'una forza politica rispetto all'altra, di chi blocca quella misura, di chi vuole eliminare quella, di chi vuole attribuirsi, eccetera, è sbagliato. Questo governo ha un progetto politico. Se qualcuno pensa di poter far partire una nuova generazione di esodati, che sono quelli di quota 100, ha sbagliato governo. Io penso che sia giusto che tutte le forze di maggioranza lavorino seriamente per l'obiettivo finale.
tutto rimandato a oggi. Allora, questa sera scopriremo se il Consiglio dei Ministri troverà la sintesi fra le posizioni agli antipodi degli alleati. Ogni governo ha le sue difficoltà. Certo è che prima c'erano due forze di maggioranza, adesso ce ne sono di più. Io non temo Renzi, ma non lo sottovaluto neanche. Il tempo sta scadendo, l'Unione Europea è in attesa di vagliare la bozza della legge di bilancio e il governo nato sotto il vessillo dell'antisalvinismo è chiamato a dare, e al più presto, una identità alla sua prima manovra. C'era bisogno di uno shock finanziario, ma fin da subito, fin dai primi mesi, con questa manovra avremo ancora più danni. Se pensate soltanto alla previsione del taglio del cuneo, i famosi 40 euro, è sinonimo che non c'è visione di crescita. Padova, lei con la consueta franchezza mi ha detto cosa pensa di quota 100, però Di Maio dice chi pensa di poterla cambiare ha sbagliato governo. È un tema questo, nel senso che mi pare di capire che lui farà le barricate perché non si tocchi quota 100. Dice, chiede a me? Sì. Bisogna chiedere a Di Maio, evidentemente. Io sono terrorizzato dall'idea di essere chiuso dentro il Parlamento, come è stato minacciato comunque. Dalla Lega? Ditemelo che mi porti un sacco a pelo, insomma. Beh, a un po' di parlamentari non farebbe male stare un po' in Parlamento, no? Beh, qualcuno direbbe anche a Salvini, le dico la verità, perché è una delle critiche che gli fanno. Guardi, se quelli che lo dicono lavorassero come lavora Matteo Salvini, no, ma che Salvini giri l'Italia palmo a palmo lo possiamo testimoniare tutti, però sul Parlamento ha delle critiche, come lei sa meglio di me. Ma guardi, io ribadisco, se chi lo critica lavorasse come Matteo Salvini, allora insomma potrebbe stare sulla cattedra, ma normalmente non avviene questo. C'è avviene una critica che fa Durigona alla manovra, che però voglio che Padova risponda, dice ci voleva uno shock, questa è una manovrina un po' insipida, insomma, senza non è né carne né pesce. Questa è l'ennesima versione del fatto che ci si dimentica banalmente che le manovre devono essere coperte, punto primo, quindi chi propone shock fiscali mi deve dire dove trova i soldi. Se non li trova i soldi, l'ovvia risposta è che questo va in aumento di deficit, quindi di debito. E lì c'è qualcosa che si chiama mercato finanziario, che ci rischia di ottenere quello che il governo precedente ha ottenuto. Ci bastona. Cioè una manovra nata come espansiva, perché faceva più deficit, si è ritrovata ad essere una manovra restrittiva perché i tassi di interesse sono andati su. Quindi ci dimentichiamo, questa è aritmetica finanziaria, non bisogna essere molto sofisticati. Quindi stiamo molto attenti a invocare gli shock, perché gli shock si ritorcono contro il genere. Allora, Sardone, questo è un argomento però, no? Perché tutti hanno detto adesso il solo fatto che è arrivato il governo giallorosso, piaccia o non piaccia, lo spread è sceso e quindi risparmiamo un sacco di soldi di interessi. Quindi sta dicendo Padoan che noi facciamo grandi proclami e poi dopo dobbiamo pagare miliardi in più per interessi e alla fine non stiamo portando a casa nulla, anzi. Ma guarda, io ho visto sui giornali la bozza, insomma, quello che l'indiscrezione su questa manovra, ho letto. Tasse sulle bibite, tasse sulle merendine, tasse sul gasolio, tasse sulle sigarette, tasse ovunque, sulle poi badanti, smentiscono sempre, sui telefonini. Però. Hanno un cupio di soldi, vedete, prima l'annuncio che poi smentisco. Che ogni giorno che apro un giornale scopro una tassa in più. In questo devo dire che storicamente, comunque in generale, la sinistra è bravissima nel ideare nuove tasse. Beh, diciamo che normalmente, insomma, non sono certo stata io quella che ha detto che le tasse sono una cosa bellissima. Quindi ne è arrivata questa frase da qualcuno della Lega, però quello che intendo è un'altra cosa, cioè io vorrei capire come hanno in mente di rilanciare questo paese, perché non penso che si possa rilanciare il paese inventandosi nuove tasse, addirittura si parla ancora di tassare le case, cioè che come tutti sanno sono qualcosa che abbiamo noi acquistato, o per esempio nel mio caso un mutuo, però insomma cerchiamo di acquistare con un denaro che è già stato tassato al momento del nostro guadagno. Quindi quanto devono ammazzare i cittadini italiani di tasse? Prima Pomicino e poi Minzolini, perché il punto che Padoan dice una cosa di gran buon senso, cioè dice se non ci sono i soldi bisogna far trovare le coperture, però è anche vero che un paese che non cresce, se tu non decidi di fare una manovra coraggiosa rischi di fare un anno di galleggiamento, no? Ma infatti il dato vero è che noi da 25 anni, non da un giorno, abbiamo che il paese è tra gli ultimi in Europa per tasso di crescita. Quando andiamo in recessione siamo i primi a andare in recessione, quando si cresce siamo gli ultimi a crescere. Allora c'è un problema, allora c'è un dato, e su questo che succede? Il dato vero
Che state dicendo? No, sto parlando una cifra, mi servono delle cifre. Cifre? Sì. Stamattina sei fissato con i numeri, Pinzolini, è una mattinata così. C'ha ragione. No. Il dato vero, quindi il caso. Aspetta un attimo, a proposito dello shock. Torno subito. Prego. Che, insomma, perché vedo che c'è Marattin che sta andando al vertice. Milluzzi, che dice Marattin? Molto meno bene sulle politiche. Sì, Mirta sta parlando, ti faccio sentire. Quindi su questo, ma non è un tema della legge di bilancio, perché attiene al ridisegno delle politiche per l'occupabilità e le politiche attive, qualche idea ce l'abbiamo, ma che non implica che debba essere cancellato o rivisto per chi nella parte in cui dai soldi a chi non ce la fa, al netto, ripeto, dei dati preoccupanti che arrivano sulle possibili frodi. E su quota 100? Ripetiamo quello che abbiamo detto, ci chiediamo perché in questo paese bisogna sempre, prima di tutto, pensare ai sessantenni e mai ai ventenni o ai trentenni. Se si tratta di dover aumentare qualche tassa per lasciare quota 100 così com'era l'anno scorso, abbiamo qualche dubbio, dopodiché discuteremo in maggioranza stasera e vedremo. 5 Stelle fanno muro però. Ma sta andando al vertice di maggioranza, Marattin? Di riabbassarlo a 1000, voi di Italia Viva siete disposti ad accettare questo? Noi siamo disposti a parlare di tutto, ma prima di tutto le commissioni devono essere azzerate su tutto, perché la precondizione è che io possa pagare con carta di credito senza spendere risorse. Secondo, la priorità è la lotta all'evasione, dobbiamo capire se la lotta all'evasione si fa incrociando le banche dati o sviluppando il fisco elettronico oppure abbassando il contante. In Germania e in Svezia non c'è limite al contante, vogliamo dire che sono paesi che evadono? Quindi sono discussioni da fare con laicità e con molta, diciamo, concretezza, senza spirito iconoclasta. Andando al vertice di maggioranza? No, quello delle 11 noi non siamo stati invitati, penso sia una questione, diciamo, diversa, non è un vertice. Un vertice ci sarà, credo, questa sera e ovviamente saremo presenti. Consiglio dei Ministri questa sera, adesso c'è un vertice col Ministro Gualtieri e sul tavolo del 400, appunto, il Premier Conte ha detto che oggi si troverà la quadra. Siete fiduciosi? Assolutamente sì. Siete già sulle barricate? Va bene, entriamo in studio. Non sono stati invitati al vertice delle 11, tra l'altro Conte è ancora al CNR perché lo vedo parlare, quindi insomma la giornata è ancora tutta da definirsi. Prego, Pomicino. Sì, però attacchiamoci un attimo a quello che diceva Marattin. È previsto un vertice questa sera tra il governo e i responsabili economici dei partiti. Io ne ho fatto 10 di finanziarie, 4 al governo e 6 come presidente della commissione bilancio. Ma mai il governo costruiva la finanziaria sentendo i responsabili economici dei partiti. I ministri finanziari, allora eravamo in 3 a essere ministri finanziari, discutevano con i ministri di spesa per far quadrare i conti. Quando era pronto si riunivano con i 4 segretari o i 5 segretari dei partiti, illustravano in maniera generica, poi era il Parlamento che naturalmente dialogava in quel momento con il governo. La preparazione che naturalmente ognuno poi alza una bandierina. Peraltro non mi sembra che vogliano toccare di fondo la quota 100, se ho ben capito si tratta solo di slittare le finestre o di ridurre le finestre, il che significa andare in quota 100 un po' più tardi. Però io voglio dire una cosa a proposito dello shock. Ha ragione Padoan quando parla, ognuno descrive un problema, però poi ci vogliono i patrini e ci vogliono le coperture. Allora il vero problema che purtroppo noi dovremo fare, e più tardi la facciamo e peggio saremo, è di fare una grande manovra di finanza straordinaria sul piano delle entrate, senza parlare di patrimoniale, perché è recessiva la patrimoniale e quindi non va assolutamente indicata. Ma voglio fare un esempio banale. Ci sono gli enti previdenziali, privati e pubblici. Privati e pubblici non hanno quattrini, che hanno un patrimonio di oltre 200 miliardi di euro e che investono intorno ai 100 miliardi di euro. Peraltro hanno 50 miliardi di titoli del debito pubblico nostro. Ma perché invece di comprare i titoli del debito pubblico, che peraltro il mercato lo assorbirebbe perché il nostro spread è superiore a quello spagnolo, quello tedesco e a quello portoghese, ma perché non fa al contrario, acquista immobili utilizzati dalla PA per 5 anni? Significa portare, certo, a casa. Ma non c'è dubbio, ci sono tante cose nelle pieghe. No, ma che voglio si dire, fare. Le faccio solo un esempio. Noi, se non facciamo una finanza straordinaria capace di poter dare 100 miliardi di nuove entrate, ripeto, l'ho dato solo un esempio, noi non potremo fare lo shock fiscale al quale parlava. Chiaro, sentire Menzolini e Giannoli. Sì, ma aspetta un attimo soltanto. Le politiche delle quali tutti parlano,
lo shock fiscale, la riduzione fiscale, ci la protezione della famiglia. O si trovano i soldi o è soltanto una declamazione ridicola. Non c'è dubbio. Allora, Minzolini, questa scena che stiamo vivendo, no? Davanti a Palazzo Chigi c'è un esponente Italia Viva circondato dai giornalisti con un vertice alle 11 e cui non è stato invitato. E ha ragione Pomicino, cioè non si capisce bene, le parti in commedia sono un po' saltate? Beh, un po' sì, rispetto, diciamo, alla liturgia di una volta sono saltate. Salute. Ma ti posso dire, cioè, è saltato pure un'altra cosa. Ad esempio, io, chiaramente non è che è soddisfacente quello che stai vedendo come tipo di manovra che si sta venendo fuori dal governo. Però noi non possiamo ricominciare la storia sempre partendo dall'ultimo giorno. Lo shock di cui ha parlato Rigon si poteva fare lo scorso anno quando sia quella quota 100 sia reddito di cittadinanza li mettevi insieme e intervenivi tutto sul cuneo fiscale. Quella era un'operazione che interveniva sui giovani e sugli anziani, rimetteva in moto probabilmente l'economia e dava la possibilità di dare anche alle aziende di fare investimenti. Noi invece questo è un paese che ogni anno va a singhiozzo, ricomincia. Ora c'è quelli che dicevano che quella di ieri non era una grande manovra, dicono al contrario, dicendo, ma così non vai avanti. Non vai avanti, come non è possibile che ci vuole un anno per far dire a Salvini che l'euro è irreversibile e che l'Europa... Ah sì, ha fatto un'intervista... Cioè, allora, io parto da un presupposto. Noi abbiamo perso un anno in cui, non so quanto abbiamo pagato di interesse, per affermazioni in libertà. Io racconto sempre, Borghi o altro, che un banchiere importante, quando è successo tutto quel patatrac estivo, il governo è cascato e quindi lo spread ha cominciato a scendere, mi ha detto, guarda, che non è un problema tanto di giallo di parole. Non lo so. Il fatto che Borghi e Bagnai non sono più in circolazione, non decidono più, fa scendere lo spread. L'ho trovato una cosa incredibile, però mi è stato detto... Ma no, non dicendo, quindi c'è il problema è esattamente questo, che devi avere, diciamo, un atteggiamento diverso. Soprattutto, ecco, non puoi parlare in libertà. E qui si parla in libertà e tante volte si fanno manovre in libertà. Se ci sono, una volta, ti ricordi, i vertici si facevano tenendo conto dei contenuti. Cioè, tu non puoi immaginare di fare una maggioranza giallo-verde e così per aria, dimenticando qual è l'identità di un partito e quella di un altro. Ne abbiamo parlato, abbiamo detto che era una cosa che non andava avanti, che era una specie di aborto, perché abbiamo detto anche questo. Ci è voluto un anno per dimostrarlo, ma intanto abbiamo perso un anno e abbiamo perso risorse. E a sto giro di nuovo così? A questo giro c'è di rischio. Nuovo così? Io parto da un presupposto. Io posso capire che uno ha delle critiche su quota 100, ma se tu dici che quello è uno schema triennale, è evidente che non puoi cambiarlo prima. Perché altrimenti viene meno la fiducia però verso non lo Stato. Cambiano, guarda, ma io non lo sono d'accordo, ma già soltanto dirlo, ormai quella è una cosa che tu hai tre anni e qua. Poi vedi, ma se no, tu in questo momento, chi si è fatto in questo anno una serie di calcoli, punto, posso come fai a immaginare, cioè, che uno si cambia la vita? Lasciamo perdere il merito di 400 su cui parlano i suoi dubbi, siccome anche fondati, però il problema è che tu non puoi con gli italiani giocare che cambi ogni anno le regole, perché la gente diventa matta così, io questo ne sono profondamente convinto. Ma è la fiducia nello Stato che viene meno a quel punto. Era già successo la Fornero, tra l'altro, che la gente si svegliava una mattina scoprendo che aveva in mente di andare in pensione con gennaio, invece... Dopodiché la Fornero risponde sempre a questa critica che lei fece una manovra in una settimana, perché sennò portavamo i libri in tribunale, per così dire. Padoan, secondo me no. Secondo lei no. Dunque, allora, è vero che non si possono cambiare le misure, ma quando due misure... e ci metto anche il reddito di cittadinanza, almeno la versione iniziale, sono palesemente sbagliate e palesemente, paradossalmente benefiche al Paese, perché non si è attivata tutta la spesa che si prevedeva, perché questo è il paradosso del governo passato, che il governo passato ha speso di meno perché ha messo in campo due misure, reddito di cittadinanza e quota 100, che non hanno funzionato come si prevedeva. Quindi il problema a volte può essere antipatico, quello di smontare qualcosa già fatto, ma se quel qualcosa già fatto funziona talmente male, beh, smontiamolo. Allora, abbiamo perso un anno e un po' di soldi. Sul suo discorso non fa una piega, c'è solo un piccolo particolare che mi tocca ricordarle. Siete al governo con le 5 Stelle, che hanno fatto nello scorso governo queste due misure con grande entusiasmo. Quindi non è facile mettere insieme, cioè la discontinuità in un governo con dentro il giallo, come era il giallo anche del giallo-verde, è un po' complicata. Le ripeto sempre a titolo personale, perché io ricordo agli spettatori che non sono al governo, sono nel gruppo parlamentare. Il problema del reddito di cittadinanza è relativamente molto semplice. Si è voluto fare due cose con uno solo strumento, cioè si è voluto sostenere i redditi più bassi di quelli che avevano sofferto di più
dalla crisi, cosa sacrosanta, e allo stesso tempo rimettere in moto il mercato del lavoro che richiede nuove istituzioni. E questa parte non ha funzionato. Ma l'insieme di queste due cose non si, è un come dire, un aborto intellettuale, una cosa del genere, perché alla fine il problema è perdere risorse. Però lei parla a titolo personale, ma non è un libero pensatore, è un parlamentare importante del PD che ha votato la fiducia a questo governo, quindi lei sa benissimo che dire sì a un'alleanza con i 5 Stelle vuol dire... Un momento. Dire sì all'alleanza con le 5 Stelle è un discorso più generale. Io sto parlando di queste misure e sto ripetendo quello che dicevo quando il PD era all'opposizione, ero un parlamentare di opposizione, adesso sono di maggioranza, ma non ho cambiato idea sulle due misure. Dopodiché le idee si aggiustano e si cambiano, io sono il primo a rispettare l'esigenza di trovare una quadra complessiva. Come sa bene il Presidente Pomicino, purtroppo i ministri delle finanze devono ricordare a tutto il resto del mondo che c'è un problema di compatibilità, se no le cose non funzionano, e se non ce lo ricordiamo, ripeto, i mercati ci puniscono. È un duro lavoro, ne sa qualcosa Tria, ne sa qualcosa Gualtieri. Adesso però ci prendiamo una piccola pausa dall'economia, devo tornare al mio amico storico Giannulli e vi devo riportare ad Avellino, dove ieri è stata una giornata di orgoglio democristiano, guardate. Reach out, touch faith. Oggi ad Avellino, nella patria del fiano e degli scudi crociati, è atteso il presidente Giuseppe Conte per un evento della vecchia Democrazia Cristiana. Eccolo, arriva Conte, reduce da un weekend nella piazza Grillina, oggi è qui a celebrare i 100 anni dalla nascita del democristiano Fiorentino Sullo. Descrivete di sinistra, Grillino, democristiano, avete descritto di tutto, le mie idee sono quelle. Sabato dei Grillini, oggi qui ad Avellino tra i democristiani, come fa a tenere insieme tutti questi tasselli? Si trasullano poco. A qua e all'occhio. Poi è un po' democristiano dentro. Sì, molto forse. In ognuno di noi è rimasto qualcosa della DC. Ti piace Conte? Questo Conte. Secondo. Il secondo. Dobbiamo aspettarci un nuovo partito di Conte. Credo che siamo già in ritardo. Vede questo Presidente del Consiglio qui nella patria degli ex democristiani? Ma evidentemente ha affinità con noi, quindi credo oggi si troverà abbastanza bene. Sta provando a crearsi un suo partito? Secondo me lo farà nell'ultimo miglio come fecero Monti e Dini. Abbiamo colto in questi mesi Conte che parlava di Lapira, poi di Moro. Che di una rinnovata democrazia cristiana ragionerete, come suggeriva Pietro Scoppola, di una rinnovata democrazia di cristiani. Lo vede un po' democristiano? Beh, la cultura che sopravvive è quella. Non significa che altre culture non possano nascere. Possono nascere, ma non sono nate. Posso avere un ordine di una foto? Un banca di colla sabato dei 5 Stelle. E uno qui dalla DC. Qual è il suo segreto? Ma lo chiede a loro, chiede a me. Allora... Giannulli, mi aiuti a capire, bagno di folla con i grillini a Napoli, bagno di folla con i democristiani o quel che resta dei democristiani ad Avellino, tra l'altro un immenso De Mita, com'è? Altre culture possono nascere, ma altre culture non sono nate. Giannulli. Allora. Alcide De Gasperi diceva che quello che distingue lo statista dal politicante è che lo statista pensa alla prossima generazione e il politicante pensa alle prossime elezioni. Noi qui abbiamo fatto un ulteriore passaggio. I nostri politici non pensano neanche alle prossime elezioni, pensano al prossimo sondaggio e regolano le proprie posizioni su quello che si aspettano che il sondaggio... Allora, capiamoci, cosa era la Democrazia Cristiana? E la Democrazia Cristiana nel quadro della Prima Repubblica, perché erano comuni certe cose. La DC era un partito che aveva un forte
una forte idea del mondo e delle culture politiche molto precise, non solo a livello di partiti, ma di correnti. La sinistra di base aveva una cultura politica precisa, diversa da quella, per dire, dei morotei, che pure erano della sinistra. Avendo questa forte identità culturale, erano in grado di fare delle mediazioni, perché le mediazioni erano un progetto politico di lungo periodo. L'esempio lo avete avuto adesso dall'intervento di Cirino Pomicino, che ha fatto un discorso ragionando nel termine degli anni, non dei prossimi mesi, delle prossime elezioni, cioè, dicendo guardate che se facciamo Pomicino questo... Pomicino ormai ragiona sui secoli, è andato oltre. Ma la DC ragionava... Ma la DC e il PC e il PSI ragionavano sul lungo periodo. Questi ormai non hanno lungo periodo, non hanno identità politica, non hanno cultura politica, hanno soltanto degli slogan, ma una linea politica non è una collezione di slogan. Allora, Giannulli, ma lei parla politiche... come Pomicino, doveva essere l'amico dei Grillini, parla uguale a Pomicino. Ma che? Un momento, se mi fatti dire... Sulle culture politiche si può mediare, sugli slogan no. Questi hanno l'idea di quota 100, del salario di cittadinanza, eccetera. Ciascuno per la propria bandierina, e sulle bandierine non si media, perché è quello con cui devi andare alle elezioni. Dopodiché io sono sempre stato un critico molto duro della DC e un avversario della DC. Però oggi, nel più generale rimpianto di quello che è stato la Prima Repubblica, il periodo più felice della storia unitaria nazionale del nostro paese, nonostante le colpe che ci sono state, però la Prima Repubblica è stato questo, e c'è una campagna calunniosa per giustificare che cosa? Il nulla politico dell'attuale classe Giannulli, politica. Giannulli, io non ti parlerò a Pomicino, perché lei ha interpretato al massimo il pensiero pomiciniano, quindi a questo punto no, salto il turno di Pomicino, non faccio parlare Mezzolini, perché tanto... Non ho interpretato il pensiero di Pomicino, più semplicemente Pomicino ed io ragioniamo entrambi come cittadini della Prima Repubblica, quando la politica era una cosa seria. Ma dice allora... una cosa sola, lasciatemelo dire, dice una cosa semplice, banale, che negli altri paesi esistono. I partiti esistono se hanno una cultura di riferimento, se con quella cultura hanno una visione. Purtroppo da noi è accaduto una degenerazione della politica, la eliminazione delle culture di riferimento e la personalizzazione dei partiti. Allora, e quindi arrivano gli slogan. Questo è il dato vero. Le hanno messo sopra lo scudo crociato, Giannulli, questa è una vendetta del regista. Allora, mi va meglio di qualsiasi simbolo. Bravo Giannulli, bravo Giannulli, bravo. Poveri grillini. Augusto, poveri grillini. Torniamo un attimo all'oggi, perché la cosa sorprendente del tuo pezzo di oggi, lo dico anche alla Sardone, è che tu dici che c'è la corsa al centro, e che Conte si sia piazzato al centro, ce ne siamo accorti, che Renzi si voglia piazzare al centro pure, ma Salvini vuole stare al centro pure lui adesso? No, però partiamo da un presupposto. Lo stesso Di Maio, quando dice, pone il problema lì a Napoli... saremmo l'ago della bilancia dei prossimi 10 anni, c'è una riscoperta di questa, diciamo, area politica, che è un'area di fatto di mediazione normalmente. Salvini è un problema, ed è un po', diciamo, la cultura della Prima Repubblica. Qui in questo paese noi abbiamo vissuto tutta la Prima Repubblica su un sistema elettorale proporzionale. Ma perché c'aveva una logica? Perché la complessità della società italiana, che era espressa, come diceva Giannulli prima, sulla diversità delle correnti, tu riuscivi a rappresentarla solo in quella maniera. Su quello noi abbiamo inserito, diciamo, un altro sistema elettorale, siamo arrivati al maggioritario, alla Seconda Repubblica. Il punto qual è? È che il momento che avviene una cosa di questo tipo, ed è qui, secondo me, diciamo, una difesa quella di Salvini, Salvini capisce che se si arrivasse al proporzionale, il suo destino sarebbe quello della Le Pen. 30% tutti gli anni, ma non governare mai. Quindi c'è un motivo per lui a questo punto, anche lui di sopravvivenza, perché nel meccanismo che si è messo in moto, al di là delle
perché c'è ancora molta confusione in giro, perché vedo che nel PD non è chiaro, non è chiaro. Però c'è pure quel tipo di evoluzione, se c'è quell'evoluzione è evidente che lui rischia un'emarginazione. A quel punto quindi anche lui deve riconvertirsi verso il centro. Quindi meno male, perché uno dice sia però alla fine sia l'Europa. Però alla fine questo è un meccanismo che ha creato, in ogni caso, al di là delle differenze che si possono fare nel rapporto con l'Europa, due dati essenziali. Il primo, che l'euro è assolutamente irreversibile, uso le parole di Salvini, perché è evidente che è una cosa che a noi ci garantisce le pensioni senza l'euro. La seconda cosa è che se tu non sei in Europa non conti. Quindi, dato almeno questo è diventato un patrimonio comune. Allora, Sardone, lei tra l'altro viene da Forza Italia, è stata molto votata in Forza Italia, quindi lei forse ce l'ha nel suo DNA un elemento più moderato? Ma io, prima di fare l'eurodeputata, ho fatto il consigliere regionale in Regione Lombardia, dove la coalizione di centrodestra governa da anni, quindi per quanto mi riguarda quella è la ricetta di governo ed è la ricetta anche per governare. Ha ragione, però Salvini continua a dire che non vuole più parlare di centrodestra, lui quando lo mi dice. Pare ci presentiamo adesso, ci vedremo alle elezioni in Umbria dove tra l'altro vedremo anche l'unione PD 5 Stelle se fa la somma dei voti. No, ma ha ragione, però lui continua a dire che deve essere una cosa nuova il centrodestra, cose. Dice Salvini, che ma cos'è la cosa nuova? La cosa non esiste un centrodestra nel senso nuovo, come se non fosse stato prima, è nuovo nel senso che diventa attrazione di Matteo Salvini perché è attorno a lui che oggi si rifà il centrodestra, invece storicamente ovviamente la figura era quella di Silvio Berlusconi che aveva ai tempi unito l'Alleanza Nazionale e Lega di Bossi. Oggi la persona leader del centrodestra indiscussa è Matteo Salvini e attorno a lui si crea il nuovo centrodestra, ma al di là di quello io posso dire che aver visto le immagini prima di Conte, primo si fa i selfie che criticava Salvini dicendo che andava in giro a farsi selfie, invece ha questa smania no, di protagonismo incredibile, quindi fa selfie dalla mattina alla sera, ma al di là di quello, ha detto, prima si è definito grillino, poi ha detto che aveva votato nella storia a sinistra, ma oggi si fa vedere democristiano. Ha governato con la Lega, prima qualcuno diceva non ci sono più le identità, i partiti di una volta. Beh, diciamo che Conte mi pare incarnare perfettamente la nuova identità del Premier. E cioè che l'unica volontà più che gli slogan è l'attaccamento alla poltrona. E cioè, va bene tutti, basta poter governare. Perché allora, questo devo andare in pubblicità, ne parliamo fra un momento. Momento, pubblicità. Fragge e Zingaretti insieme all'inaugurazione del Talent Garden di Roma Ostiense. Vicini ma non troppo, si tengono a distanza, si studiano, l'imbarazzo c'è dopo le avance politiche si intende di Zingaretti, poi in parte smentite. Se deve dimettere o no? Complimenti a te, complimenti davvero. Tanto non ti rispondo. Fragge non deve dimettersi ma affrontare con più decisione e collegialità temi da troppo tempo irrisolti, aveva detto qualche giorno fa ospite ad 8:30 il segretario del Partito Democratico. Parole che hanno provocato però un putiferio. Mi sono sembrate semplicemente pazzesche. Ora non so se questo sia stato uno scivolone o se si intende preludere a un accordo anche romano con il Movimento 5 Stelle, sarebbe una follia, noi siamo contrarissimi e siamo in prima linea nel chiedere le dimissioni di Virginia Raggi. Critiche piovute però anche da dentro casa Dem e che perciò probabilmente hanno portato Zingaretti ad aggiustare il tiro. Questa vicenda di Roma è totalmente inventata. Il Partito Democratico è all'opposizione di questa amministrazione per evitare che dopo la sindaca Raggi arrivi un'altra figura di sindaco magari che continua o fa continuare il declino di Roma. Il PD è impegnato per costruire l'alternativa. La sindaca però, forte anche della benedizione arrivata da Beppe Grillo durante la kermesse di Napoli, non sembrerebbe disdegnare un avvicinamento al PD. Come sapete già a livello governativo si è creata questa sinergia tra Movimento 5 Stelle e PD, siamo chiaramente in attesa di vedere gli sviluppi adesso anche con questa manovra. Un'alleanza con il PD in Campidoglio, sindaca. Ma noi abbiamo una maggioranza molto solida, il che non toglie che poi non si possa convergere invece su singoli provvedimenti come abbiamo fatto sino ad oggi. E i romani che cosa
ne pensano? Se risolvono i problemi la vedo bene l'alleanza, se non li risolvono no. Ungaretti e Raggi fino a un mese fa si scornavano sulla questione rifiuti, adesso d'accordo, non va bene. Allora, Padoan, ma dove stiamo in vena di sincerità? Mi ha detto che non le piace quota 100, non le piace il reddito di cittadinanza. La Raggi, lei cosa pensa? Si dovrebbe dimettere o dovrebbe fare meglio? Io dico solo una cosa, io sono un cittadino di Roma e sono molto triste, punto. Come darle torto, Padoan? Mussolini, tu che giri il motorino, come sei? Triste o allegro? Ma che sono triste? Sono più nei cerotti alla fine, sono davanti così, la quarta volta che cado. No, però andiamo sull'alleanza politica. Effettivamente questa, dentro, diciamo, la pericolosità imperiva di questa alleanza è un punto abbastanza cruciale, perché diciamo che sulla Raggi il PD si era molto scatenato, anche Salvini si era molto scatenato, era anche abbastanza facile, bisogna essere sinceri. Però adesso questo marcia indietro di Zingaretti può creare un problema, a tuo parere? Secondo me, da questo punto di vista, ci sono delle cose che puoi fare e altre non puoi fare. Questa cosa qui non la puoi fare, perché veramente, sai, è un conto parlare del governo. Il governo nazionale è una cosa che interviene anche su altre culture. Qui stiamo parlando della gestione del governo di una città, è una cosa che tu hai presente di fronte, è la questione dei rifiuti, è la questione... Sì, io voglio dire una cosa, perché è importante dirla sempre, la Raggi si è trovata una città che era già al disastro, sì, d'accordo. Le situazioni erano gravissime, lei ha avuto un problema riguardo la legalità, ieri mi ha spiegato Max Bugani qui da me che hanno dovuto, su alcune questioni, per uscire fuori da una matassa di legalità, sì, sarà molto duro. Certo, siamo al... Terzo anno. Cioè, noi nel senso, è il mandato, fra un po' sarà il mandato... gli occhi, la Sardone. È il mandato di un presidente... un periodo difficile. È il mandato di un presidente americano. Cioè, non è che noi possiamo ragionare sempre così. E poi, soprattutto, adesso, diciamoci la verità, è successo tutto questo. Dimmi qualcosa che ha fatto che possa caratterizzare un primo passo. Ora me lo dice, ora Giannulli si scorda un secondo di essere democristiano. Uno. E mi dice una cosa fatta a Raggi buona, i Casamonica, la dico io. Ma l'ha fatta pure Salvini, a dire la metà però, eh. I Casamonica l'hanno fatto i giornalisti, con le loro inchieste, la Raggi. Ma dai, adesso non è esageriamo. Raggi e Salvini con le ruspe, vabbè. Allora, parla Giannulli, faccio parlare anche Sardone, tanto qua sono tutti contro la Raggi. Allora, vorrei dire una cosa, a proposito del fatto del mio essere democristiano, vorrei dire che io con un liberale come il mio amico Giovanni Orsina, persino con un deputato missino come Staiti di Cuddia, mi sono sempre capito perfettamente, ovviamente con i comunisti e i socialisti era ovvio. La verità è che io sono uno che appartiene alla Prima Repubblica, ha una concezione della politica come progetto, come cultura politica, questi non esistono. È anziano Giannulli, che ce dobbiamo fare? Eh beh, c'ho la mia età, però guardate... Di non avere più 18 anni mi secca terribilmente, ma non cambierei i miei 18 anni con quelli di adesso. Poveri ragazzi, hanno tutta la mia solidarietà. Detto questo, in questo quadro va inserita la Raggi. Sì, ma, oddio, come diceva Benigni, anche il mostro di Firenze un giorno avrà detto buongiorno al suo vicino. No, vabbè, no, il mostro di Firenze, no, la Raggi, il mostro di Firenze. Una cosa giusta la fanno tutti. Volevo un aiuto, Giannulli. Detto questo, però, cadi male, scusami Mirta, perché proprio tu dovresti ricordarti che io fin dal settembre del 16 dissi che la Raggi era chiaramente inadeguata. Ho sempre detto che era una scelta sbagliata. Hai sbagliato formazione oggi. Facciamo una cosa, cambio domanda. No. Il PD però la criticava da 3 anni. È possibile che adesso Zingaretti dica non si deve dimettere, deve solo lavorare meglio? O è una contorsione troppo grande? Ma no, ma figurati, se questi domani mi dicono che dobbiamo fare una maggioranza con i marziani... Non mi meravigliano manco su questo, perché adesso gli torna utile per non avere una grana con i compagni di governo. Figurati, sul piano della mancanza di serietà, ma scusi, io vorrei dire alla Sardone, graziosissima parlamentare
che io apprezzo molto per l'intelligenza, cioè, frequenta male, però insomma nel complesso. Chi frequenta? Vorrei dire, a proposito di gente che cambia bandiera, ma insomma Salvini è stato in Rifondazione Comunista, è stato un secessionista con Bossi, poi si è messo a fare il leader della Lega Nazionale, poi ha fatto l'alleanza con Forza Italia per fare un governo con i 5 Stelle, adesso è diventato europeista perché se no non conti niente, eccetera. Insomma, ma direi, il problema a sono sempre di bandiera, nella Lega, ma, Salvini, ma, ragazzi. Non scherziamo, ma non solo, eh. Ma tra l'altro mi pare che la ricetta del centro-destra sia solida, ma al di là di quello, ma a me dispiace per gli elettori di quello che sta succedendo, perché io, mettendomi nei panni di un elettore del PD o di un elettore del Movimento 5 Stelle, che fino a ieri hanno sentito nelle sezioni, nei loro blog, peste e corna degli alleati, perché certo. Faccio l'esempio in Umbria, no? Ah, adesso il governo di questa regione cade grazie a noi, sono certo. Brutti e cattivi, e poi dopo il giorno dopo sono lì che cercano di presentarsi alle elezioni insieme. La Raggi, il PD a Roma ha fatto di tutto, ha detto che era inadeguata, sì. Ha fatto allora, le pagine devo andare in pubblicità. Contro, eccetera, eccetera, e oggi questi qua li devo andare in pubblicità, ma torniamo subito, tra l'altro Milluzzi sta incontrando molti politici che si stanno avviando a vertici di maggioranza, e non faccia lo spiritoso Giannulli, pubblicità, torniamo subito. Eccoci qua, sono le 12 in punto, mi collego con Adriana Bellini per le notizie del giorno. Adriana, noi stiamo seguendo ovviamente i vertici, siamo davanti a Palazzo Chigi. Certo Mirta, buongiorno, anche noi stiamo seguendo quello che accade a Palazzo Chigi, poco fa lo sapete il Premier Conte ha detto che questa sera il Consiglio dei Ministri approverà una manovra complessa e che quota 100 resterà, ma Conte ha anche parlato della Turchia, ha detto l'esercito turco al confine deve arretrare il nostro servizio sul conflitto in corso al confine tra Turchia e Siria, infatti verterà essenzialmente sul piano della diplomazia, c'è da una parte la posizione ambigua e contraddittoria del Presidente degli Stati Uniti d'America Trump che da una parte ritira le sue truppe sul territorio e dall'altra invece firma delle sanzioni ad Ankara, ma poi ci sono anche le posizioni del resto del mondo su questo conflitto nel martoriato territorio siriano. E a questo proposito, nella seconda parte del nostro telegiornale, quella che tradizionalmente riserviamo alle notizie sportive, in particolare al calcio, faremo un servizio su come queste tensioni geopolitiche attuali stanno attraversando anche il mondo del calcio. Cioè, per quanto riguarda la Spagna, l'allenatore Guardiola del Manchester United che prende apertamente posizione sulla questione catalana di questi giorni e condanna la decisione della Corte Suprema di Madrid di infliggere delle severe pene per gli indipendentisti catalani, e dall'altra parte ci sono i giocatori turchi che ieri nel corso di una partita a Parigi sulle qualificazioni agli europei hanno fatto il saluto militare, un gesto che è stato fortemente stigmatizzato dal governo di Parigi che chiede alla UEFA delle gravi sanzioni per questi giocatori. Infine Mirta, ci sono anche tante altre notizie, tra queste c'è la forte ondata di maltempo che in queste ore sta attraversando la Liguria e la Lombardia, in Liguria in particolare sono in corso violenti nubifragi e ci sono problemi alle infrastrutture, treni, ma anche sottopassi già allagati. Ti ridò la linea e ci vediamo alle 13.30. Grazie Adriana, più tardi. Allora, vado subito a Palazzo Chigi perché Milluzzi, mentre io ero molto presa dalla conversazione in studio, vedevo che incontrava svariati esponenti politici. Cosa sta succedendo, Andrea? Vieni con me. Sì Mirta, ora ti aggiorno subito sugli ultimi 7 minuti di Palazzo Chigi, però tanto per fare una corsetta. Ti faccio parlare, proviamo a intervistare. Buongiorno, senta, stasera vertice di manovra su 5 sulla manovra. Stasera vertice sulla manovra, quota 100 sul tavolo, i 5 Stelle stanno facendo barricate. Si troverà una quadra?
Ma sì, ma sicuramente, ci mancherebbe, si è sempre trovata. Sì, però Italia Viva ha detto che non è disposta a cedere, insomma, sembra un po' il perno della discussione la quota 100. Bisognerà ascoltarla col massimo interesse, Italia Viva, si è detto così. Ma 5 Stelle sono disposti anche a non votare se che ci fosse un muro Italia Viva. Io sono un esponente, dovrebbe chiedere al nostro capo politico. Grazie mille, grazie mille. Andrea. Sì, Mirta, ecco, appunto, ho un po' insistito sulle domande su quota 100 perché è il vero centro della discussione in corso, mentre il vertice ancora di aggiorno non è cominciato, il presidente Conte sta tornando dal CNR dove ha detto che quota 100 rimarrà. Stanno discutendo sulle finestre di uscita, però quota 100, l'indirizzo politico del governo è quella di mantenerla. Nel frattempo abbiamo incontrato altri esponenti politici che sostanzialmente è un po' strano perché ogni partito sta rivendicando la sua posizione. Nicola Fratoianni di LeU ha detto che è molto felice dell'abolizione del superticket, che è una manovra che il ministro Speranza sta portando avanti. Graziano Del Rio ha parlato invece dell'assegno familiare e del taglio del cuneo fiscale, ma su quota 100 entrambi non si sono espressi perché è il perno della discussione di questa sera. Luigi Marattini, Italia Viva, invece, al termine della nostra discussione che un po' abbiamo visto in diretta, ci ha detto che Italia Viva non è disposta a fare barricate sul provvedimento, però se si dovranno alzare delle tasse per tenere quota 100 sarà un problema. Nel caso in cui invece quota 100 rimarrà e si creeranno degli esodati, Italia Viva saprebbe, secondo Marattin, come prendersene carico. Insomma, il clima è molto teso, le dichiarazioni sono tutte incentrate un po' all'ottimismo, se non a bocche cucite, in attesa del rientro di Conte qui a Palazzo Chigi, che è atteso allora, a minuti grazie, per un vertice Andrea. Che si preannuncia molto, molto interessante. Ognuno pianta la sua bandierina, diceva Andrea, e la politica bellezza, mi verrebbe da dire. È un momento in cui naturalmente tutti hanno bisogno di posizionarsi. Allora, oggi è stata una giornata un po' particolare, perché c'è stato Pomicino, che è stato, come sapete, ministro del bilancio, ha detto che ha fatto molte manovre da ministro del bilancio. Poi che ha fatto 5 manovre al ministro dell'economia, e ora c'è anche Giulio Tremonti che da ministro dell'economia ha fatto anche lui un bel po' di manovre. Quante ne ha fatte, Tremonti? Ben trovato, professore. Senta, più che quante, come? L'uso era un decreto legge fatto a luglio in modo da arrivare ad agosto, i tempi molto corti di un decreto legge, e poi la finanziaria erano le tabelle in autunno. Quindi una tecnica che riduceva molto il dibattito e evitava gli effetti di confusione che invece mi sembrano adesso crescenti. Cioè che era una tecnica un po' prendere o lasciare, al massimo. Era una tecnica che andava alla sostanza, limitava la discussione agli essenziali e riduceva molto tutto ciò che era, come dire, in aggiunta, diverso. Tenga conto che soprattutto dal 2008 in poi, da quando è esplosa la crisi, questo concentrava sugli essenziali ed evitava tutto il resto. Era una tecnica che faceva arrabbiare Berlusconi spesso e volentieri, mi ricordo. No, credo di no. Credo che tutti fossero convinti del fatto che fosse nell'interesse del Paese, col terzo debito pubblico nel mondo, nel pieno di una crisi secolare, fosse giusto fare così, ed è stato così fino alla fine. Poi nel 2011 è successo diverso, ma fondamentalmente questo era un modo, credo. Senta, giusto, mi dica una cosa e poi presento gli altri ospiti. Tremonti, giusto. Secondo lei quota 100 è un essenziale, per usare le sue parole? Ma guardi, io, come siamo d'accordo, io non mi occupo di cose di questo tipo specifiche. Tra l'altro inviterei, prima di parlare di questo, ma vediamo che vada tutto sulla Gazzetta Ufficiale, neanche negli atti parlamentari. Discutere di proposte e idee che non sono ancora atti del governo, atti parlamentari, che saranno cambiati perché ci sarà un lunghissimo dibattito, io credo sia serio il primo di gennaio vedere cosa c'è dentro. Va bene. Allora, e io vado in onda tutti i giorni, purtroppo, quindi mi occupo anche della fuffa che c'è attorno. È un duro lavoro, caro Tremonti. Temo che abbia la mia solidarietà. La ringrazio molto, la ringrazio. Allora,
Tra l'altro vi dico già che arriverà anche un quarto ministro dell'economia, perché più tardi arriva Giuliano Amato, che ha fatto anche lui, quindi sarà una mattinata particolarmente ricca sul tema. Voglio sentire un attimo Mimmo De Masi. Buongiorno, ben trovato, sociologo di fama, come sapete. Riuscirà a mediare questo Conte, che riesce a fare cose pazzesche, riesce a fare un bagno di folla durante il weekend a Napoli con i 5 Stelle e ieri riesce a fare un bagno di folla con quel che resta della Democrazia Cristiana ad Avellino? Ma 17 mesi fa, secondo me, il problema era Conte è una persona vanesia che sta prendendo al balzo questa occasione per una sua visibilità, o è una persona di grande intelligenza che, pur non avendo una esperienza politica, comunque è in grado di dominare anche il settore politico. Oggi questo primo dilemma è stato risolto. Non c'è dubbio che Conte sia una persona intelligente e di un'intelligenza acuta. Inoltre ha la fortuna di essere un professore di università, quindi di essere, non è che ci voleva molto, però di essere più colto di tutti i suoi colleghi. Oggi la situazione è diversa. Oggi è se Conte è una persona intelligente e che si sta facendo un politico, oppure una persona proprio andreottianamente, diciamo, luciferina in qualche modo. Cioè, se non abbia una intelligenza di una furbizia atroce, oltre che essere intelligente. Perché? Ma perché lui si sta infilando nel problema sinistra. In questo momento la destra è abbastanza chiaro cosa sia. È la sinistra che non si sa bene cos'è. E lui sta capendo che l'unica possibilità in un bipartitismo, che ormai mi pare sia cosa di fatto, è costruire una sinistra. Siccome Di Maio, praticamente, essendo uno che dice che non esiste differenza tra destra e sinistra, dunque di destra, è chiaro che lui sta cercando... È il nuovo Prodi, Conte? No, il nuovo Andreotti. Non il nuovo Andreotti? Sì, sì, il nuovo Andreotti. Va bene, questo è molto interessante. Santanchè non è per niente d'accordo, vedo Daniela Santanchè che scuote il capo a Milano. Arrivo fra un momento, perché voglio sentire un attimo però Tommaso Nannicini, che è senatore del PD, è professore anche lui, quindi ha la fortuna anche lui di essere un filo più colto di quelli che girano normalmente. Buongiorno. Come dice De Masi. Buongiorno. Scusi, però mi dica, lei si deve occupare di quota 100 come me, per forza, che fa sto mestiere qui, quindi non ha il privilegio di Tremonti che può non occuparsene. Morire per quota 100 vale la pena per difendere quota 100, non mettere un soldo in più, per esempio, sul cuneo fiscale? Beh, assolutamente no. Purtroppo questo dibattito sta entrando nel dibattito sulle bandierine, sì no senza guardare ai problemi. Il tema di quota 100 è che comunque è un provvedimento ingiusto, temporaneo, dura 3 anni, fra 3 anni ci sarà uno scalone di 5 anni, due persone uguali in tutto, solo perché una è nata a dicembre e una è nata a gennaio, andranno in pensione con 5 anni di differenza. Richiede 38 anni di contributi, abbiamo molte persone a 62 anni che sono disoccupate, assistono familiari con disabilità, cioè, sono lavori gravosi e non arrivano alla pensione anticipata perché non hanno 38 anni di contributi. Se parliamo di quota 100, invece di fare un dibattito sì no, dobbiamo capire come usciamo da una misura ingiusta in maniera morbida per togliere questo scalone tra 5 anni e come diamo risposte subito, oggi, a queste persone che ne restano fuori, disoccupati, lavoratori gravosi, persone con disabilità. Una politica anticipa i problemi, non li mette sotto il tappeto e li rinvia fra 3 anni, una politica che ha a cuore gli interessi delle persone coinvolte. Quindi questo dovrebbe essere il dibattito di quota 100, come si supera una misura ingiusta, non sì e no. Ma lei ha detto che questo governo è come, ecco qua, come Don Abbondio, non decide? Ha paura? Beh, io dicevo che c'è un problema di Don Abbondismo e di mancanza di coraggio, non tanto nella compagine di governo, ma nella maggioranza politica che non riesce a fare sintesi. Perché prima il professor Tremonti ci diceva una volta le leggi di bilancio si facevano in un altro modo, ricordo anche che era un sistema politico diverso. C'è stato un referendum costituzionale nel 2016 che voleva spingere verso un assetto diverso in cui gli elettori scelgono chi governa, ci sono maggioranze coese. È andata male. Adesso è andata male, abbiamo maggioranze Arlecchino e di coalizione e qua siamo e dobbiamo gestirla. Santanchè, quota 100, ha detto Iannicini, al di là di tutto è iniqua perché mette alcune persone in vantaggio rispetto ad altre, sostanzialmente quasi a parità di condizioni.
Tanto mi lasci dire che come professore al governo abbiamo anche un professore Fioramonti, non so se più colto degli altri o più ignorante degli altri, visto che nei suoi post su Facebook scriveva un solo carabiniere ammazzato, nessun rispetto per le forze dell'ordine, vabbè, per le donne. Quindi su questa cosa sui professori ha chiesto avrei scusa, qualcosa io da ridire sappia, anche ha pensando. Scritto delle stupidaggini, ha chiesto scusa. No, non ha chiesto scusa. Chi ha chiesto scusa? Chi ha chiesto scusa? Scusa. Ha detto di averlo anche contattato, aver chiesto più scusa personalmente. Mi risulta che pubblicamente... Scusi. Scusi, no, siccome lei sta parlando con me, quindi sono persona informata sui fatti, credo, no? Allora, lui scusa pubblicamente non l'ha mai chiesto e ne ha avuto più occasioni, ma non tanto nei miei confronti, nelle donne, perché, cioè, insultare le donne, abbiamo ma visto... Ma non l'ha chiamata privatamente? Mi tu, se non ora quando... Sì, mi ha chiamato privatamente, in maniera molto, non saprei usare il termine, dicendo, vabbè, ma in fondo non era una cosa così grave, ero più giovane, quando si è giovani. E io sa cosa gli ho risposto? Che se uno è un coglione a 30 anni, non è intelligente a 50. Ah, beh. Quindi voglio dire, scusa... C'è andata leggera lei. Detto questo... No, gli ho detto quello che pensavo, ma non posso andare leggera con delle persone colte e soprattutto con le persone che hanno in mano anche l'educazione dei nostri figli, perché fa il ministro all'istruzione, cara Mirta Merlino, e i nostri figli sono in mano a queste persone che bisogna andare a leggere quello che scrivono sulla rete, perché lì non c'è, come dire, come tante lettere anonime, no? Non ci mettono... va bene, mi scusi, io pensavo che fosse chiarito privatamente, non sapevo come era andata la telefonata. Va bene, no, assolutamente chiaro. Non ci siamo chiariti privatamente e l'ho trovato anche una persona poco rispettoso della dignità delle donne. Questo mettiamolo da parte. Vorrei ricordare invece i disastri che ha fatto la legge Fornero. Quanti sono stati gli esodati? Cosa ha dovuto fare il Parlamento? Ma non c'è dubbio, ha ragione. Come me ne sono tanto occupata. Le salvaguardie, mettere fine 8. Alla Fornero. Ecco, se lo ricorda, no? Certo. 8 salvaguardie per poter mettere a posto chi ne aveva la spensione. Quindi, voglio dire, sentire parlare di queste cose oggi mi viene e ci viene male, perché quota 100, lei sa bene, Fratelli d'Italia l'ha sostenuto, comunque quota 100 dà la possibilità di andare in pensione, ma soprattutto è anche la possibilità di poter inserire dei giovani nel mondo del lavoro, perché qua abbiamo il problema della disoccupazione giovanile, che è molto, molto importante. Volevo dire a Tremonti, volevo dire al professore Tremonti, che peraltro io sono stata l'unica donna relatrice della legge finanziaria, lo ricordo bene, che Tremonti, no, sapeva fare molto bene una cosa. Esatto, grazie, perché è stata, devo dire, una bellissima esperienza. E devo dire che il professor Tremonti sapeva molto bene come tenere i cordoni della borsa. Poi certo che tutti i ministri, tutti i sottosegretari, tutti si arrabbiavano, perché se uno tiene i cordoni della borsa capisce che non può essere simpatico. Quindi anche io stessa molte volte ho discusso col professore Tremonti, mi ricordo che lo fece arrabbiare con la famosa porno tax. Però, voglio dire, quello era il suo compito e lui cercava di fare bene quello che era il suo mestiere. Poiché fosse simpatico al governo che gli toglieva i soldi al ministero, ai sottosegretari o al Parlamento, cioè questo poi è un altro tema. Vabbè, non ambisce ad essere simpatico, credo, Tremonti. Comunque, andiamo avanti perché voglio parlare di povertà. No, ma un ministro deve essere bravo. No, ma non adesso che non simpatico. Faccio il ministro ci provo. Deve essere bravo, non prova a essere simpatico adesso, benissimo, perfetto. Va bene. Allora, volevo parlare di povertà questa mattina, perché sapete che in Italia vengono stimati 5 milioni di poveri, sapete che il reddito di cittadinanza nasce innanzitutto, poi mettendo insieme due cose diverse ci arriveremo, ma nasce innanzitutto con questa idea, al punto che Di Maio si spinse a dire che avevano abolito la povertà. Per parlare di questo tema siamo partiti dal fatto che tutti i politici hanno prima o poi fatto delle grandi dichiarazioni, diciamo, storiche su questo tema. Guardate. Noi, in maniera decisa, con questa manovra, con questa legge di bilancio, avremo abolito la povertà. I'm a scatman. Ci sembra una cosa che non stia in piedi. Io credo che sia maturo il tempo per una misura sulla povertà. Noi dobbiamo continuare la nostra lotta alla povertà nel solco delle scelte fatte
con l'introduzione del reddito di inclusione. Ritengo che in questo paese non sia giusto parlare di un reddito di cittadinanza. Un disastro. La cosa importante a cui si pensa troppo poco è il bisogno di costruire una rete territoriale di soggetti vicini alle persone. Uno ha un reddito e con il reddito si cerca un lavoro, non che deve avere un lavoro per avere un reddito. Spingerà molti a non cercare nemmeno più un lavoro. È il contrario. Prima misura organica contro la povertà. C'è un modo solo per combattere e abolire la povertà. Varrà nel 16-600 milioni, nel 17 un miliardo, nel 18 un miliardo. Ed è creare lavoro. Ci sono altri 100 milioni, se non sbaglio, 100 milioni. C'è una frase di Madre Teresa di Calcutta: per parlare di fame bisogna avere fame. E per creare lavoro devi mettere chi può assumere in condizione di farlo. Allora io consiglio ai miei colleghi, prima di parlare di povertà, che comincino a vivere a 400 euro al mese. Le tasse non aiutano mai nessuno, sicuramente non preoccupano i ricchi e sicuramente fregano i poveri. E non è la povertà, vedete, a bussare alle porte del governo, ma sono le istituzioni che devono intercettare i bisogni dei cittadini e contrastare la povertà assoluta sul campo. Allora, avete visto che tutti si cimentano e sono cimentati con questo tema. Luca Aristodemo Gentile, diciamo il nome tutto intero, grazie, che fa più scena, grazie. Ha studiato per noi la legge di bilancio, che è ancora un po' scritta sull'acqua, come ci suggeriva il professor Tremonti, però esatto. Tu ci hai provato. Infatti io ci ho provato. Intanto partiamo da quello che sappiamo, cioè da qual è il quadro, sappiamo più o meno, perché poi i numeri possono variare da qui a fine anno, quando verrà chiusa la manovra effettivamente. Questo è un momento delicato, quota 100 è anche una questione importante per i numeri, perché si potrebbero recuperare alcune coperture da lì, soldini. Facendo sì, esatto, soldini facendo slittare la finestra, cioè chi oggi aspetta 3 mesi potrebbe aspettare 6 mesi. Altri 3 miliardi, ha detto ieri il governo, sono stati recuperati dal gettito delle partite IVA, sono coperture, ma comunque la coperta è corta, per usare un po' un'immagine abusata. Questa è la torta della manovra, circa 30 miliardi di euro. 23,1 vanno spesi, sono stati messi per la sterilizzazione dell'IVA, cioè per bloccare l'aumento dell'IVA, che era un po' la grande questione di fondo. Altri 3-4 miliardi sono le spese indifferibili, ad esempio le missioni di pace all'estero, e altri 3 miliardi sono stati preventivati per il taglio del cuneo fiscale. Quali sono le misure che sicuramente verranno fatte? Beh, verrà mantenuto il reddito di cittadinanza, partiamo da qui, la platea di 1 milione di persone, 1,4 milioni le domande presentate, 3 miliardi di euro spesi fino ad oggi per erogare l'assegno, 3,8 circa entro il 2019, comunque meno di quello che era stato preventivato, 5,6 miliardi, anche queste coperture che verranno recuperate potrebbero essere utilizzate. Rimarrà il reddito, ma con alcune modifiche chieste soprattutto dal PD. Cosa chiede il PD? Sostanzialmente delle sanzioni nel caso che l'accesso al lavoro non funzioni come dovrebbe, quindi nel caso della prima assenza non ci si presenta al primo colloquio di lavoro, alla prima richiesta, al primo appuntamento, sospeso per un mese il reddito, seconda assenza decurtate 2 mensilità fino ad arrivare a poterlo perdere addirittura. C'è anche una sospensione invece, diciamo, in chiave positiva, cioè nel momento in cui trovi lavoro a tempo determinato viene sospesa l'erogazione per i mesi appunto della durata. Poi riprende. Del contratto, poi riprende, esattamente. Okay. Questo per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, cosa ha voluto fortemente il PD, o anche il Movimento 5 Stelle a dire il vero, il taglio del cuneo fiscale, che vale, secondo il segretario del PD Zingaretti, 500 euro in busta paga nel 2020, nel 2021 si arriverà a 1000 euro perché riguarderà anche le imprese, l'impegno di spesa è 3 miliardi, è stato aumentato da 2,7 a 3 e 6 miliardi totali nel 2021, come verrà fatto? Beh, questa è una bella domanda. Ci sono 2 ipotesi, vediamo il cartello successivo. Quali sono le ipotesi? Il primo è quello di estenderlo verso l'alto, cioè il bonus di Renzi arriva fino a 26.600 euro il reddito. L'ipotesi di estenderlo a 35.000 con un meccanismo di gradualità, cioè più guadagni, più è alto il reddito e meno prendi di bonus sostanzialmente. Quindi di estenderlo verso l'alto e il bonus di 80 euro diventa una detrazione fiscale, cambia poco o nulla in busta paga, rimane certo, comunque quello. Resta.
Esatto, l'altra ipotesi leggermente più complicata, perché sui redditi bassi è difficile portarlo come bonus, è di portarlo invece verso il basso, estenderlo in basso. Anche i famosi incapienti, esatto, che erano tetto quelli massimo, che erano stati esclusi dagli 80 euro. Tetto massimo 26.000 euro, come dicevi tu giustamente, includere gli incapienti, che sono quelli che dichiarano fino a 8.000 euro. Andiamo al cartello successivo. Perfetto, queste sono le misure sociali vere e proprie, che oggi sono spezzettate perché sono frutto introdotte da diversi governi. Bonus bebè, un assegno di fino a 160 euro, bonus mamma 800 euro al settimo mese di gravidanza. Sono misure che questo governo vorrebbe uniformare, ma siccome i criteri di accesso sono diversi è complicato. Allora cosa si fa intanto? Si fa un fondone da 2 miliardi di euro. Diciamo che questa cosa, che sarà messa in fondo anche nella descrizione del nostro Luca, in realtà è una misura essenziale, perché nel nostro paese, voglio ricordare, non si fanno più figli, e questo è drammatico per il futuro dell'Italia, però sembra sempre un problema marginale, non ho capito mai bene perché, ma è sempre un po' così. Esattamente, tant'è che il governo ci ha messo altri 500 milioni di euro, non è tantissimo, ma comunque è un incremento del fondo. Dal 2021, si punta al 2020, ma più ragionalmente nel 2021, l'assegno sarà unico, dovrebbe essere unico, arrivare fino a 240 euro mensili. C'è poi la rivalutazione delle pensioni da 1.500 a 2.000 euro, annuncio di ieri dei sindacati che hanno incontrato appunto Palazzo Chigi il governo. C'è anche il super ticket che il ministro Speranza ha voluto rimuovere, ha detto vogliamo che sia una misura, un brutto ricordo del passato. Esatto, cos'è il super ticket brevemente? I 10 euro che paghiamo in più sulle prestazioni, come ad esempio una visita medica o alcuni esami. Ma si leva per tutti o solo per le persone che hanno un reddito più alto? Per tutti, però siccome bisogna coprirlo senza che costi ulteriormente, come si compensa? Ma io direi una cosa molto impopolare, ma siamo veramente sicuri che le persone che stanno bene economicamente non possono pagare un super ticket per far sì che quelli che stanno meno bene possano avere un'assistenza sanitaria meno costosa? Cioè, a me sembra una cosa poco sensata, però. Il governo pensa di introdurre un meccanismo di gradualità anche in questo, cioè verrà compensato facendo pagare di più chi più ha. Ma non ad libitum, ma fino ad un tetto massimo, cioè quando hai pagato fino al raggiungimento di quella soglia ti fermi lì e non vai oltre, hai pagato quello che dovevi e il resto. Nannicini, che dice di questa storia del super ticket? Come la vede? Sono d'accordo con lei a lasciare delle forme di progressività, sono anche più d'accordo con lei che sia importante avviare quel percorso che veniva ricordato sulle famiglie, sull'aiuto alle giovani coppie che scelgono di fare figli. 30 anni fa in Italia e Francia avevano più o meno la stessa demografia, adesso in Francia si fanno figli, in Italia molti meno. In Francia hanno speso dei bei soldi per aiutare. E hanno speso soldi, serve però una strategia integrata, servono un fisco che aiuta le famiglie con figli, servono servizi all'infanzia. Per questo dentro quel fondo c'è un disegno integrato, un assegno unico che sostituisce le detrazioni che oggi non vanno agli incapienti, per esempio. Oggi parliamo di povertà, il rischio di diventare povero, di andare sotto la soglia di povertà assoluta, triplica se fai figli. Allora, non c'è proprio dubbio, infatti la gente se ne guarda bene. Voglio sentire un attimo Tremonti, su grandi temi come piace a lui. La lotta alla povertà, Tremonti, come si fa? Perché oggi tra l'altro celebriamo 3 premi Nobel che hanno avuto il Nobel, delle persone che hanno fatto studi molto concreti sulla povertà, partendo dalle piccole cose, che secondo me è un segnale molto interessante, ma insomma, senza entrare nel tema Nobel, c'è qualcosa davvero che si può fare? Lei fu il padre della social card all'epoca. Ma senta, io distinguerei tra cosa è stato fatto nel nostro paese prima della crisi, cosa era fatto e cosa è stato fatto o può essere fatto dopo. Prima della crisi la povertà c'era in Italia, tuttavia non cresceva la povertà, c'era un po' di sviluppo e comunque lo Stato faceva delle cose importanti. Gliene dico una che è quasi un segreto della Repubblica. Le pensioni di invalidità furono introdotte per gestire gli effetti dei grandi cambiamenti, dei grandi flussi migratori dal sud al nord e dall'Appennino alla pianura. Si temeva che il nord diventasse comunista con i nuovi operai e che il sud diventasse comunista con i vecchi abbandonati nei paesi del meridione. Fu allora che furono inventate le pensioni di invalidità, che erano un aiuto alla povertà. Non è che gli italiani fossero diventati di colpo invalidi, ma c'era il rischio che diventassero
troppo poveri perché abbandonati. Più o meno il fenomeno veniva gestito in questo modo. Io ricordo il primo governo Berlusconi fa le pensioni a 1 milione di lire, come no, ce lo ricordiamo bene. Ed era un modo per gestire fenomeni di... E fu efficace e fu, credo, giusto. Poi arriva la crisi. Quando arriva la crisi, la scelta che ho cercato di fare io, ma tutto il Parlamento come ci sosteneva, e ovviamente il governo, fu questa. La crisi vuol dire che cade la produzione, non vuol dire che cadendo la produzione tu neghi ai cittadini le pensioni, la sanità, gli aiuti. E fu questa la ragione politica fondamentale di quegli anni. Noi dobbiamo garantire le prestazioni ai cittadini. Scusi, professore, mi perdoni, ma mentre l'ascoltavo pensavo, ma non sarà allora che reddito di cittadinanza è una forma meno ipocrita delle pensioni di invalidità? In fondo abbiamo esplicitato qualcosa che c'è sempre stato. Ma senta, le pensioni di invalidità furono inventate tantissimi anni fa e più o meno erano, come dice lei, un modo per aiutare persone che non erano invalide, che non avevano il lavoro, ma che erano povere e abbandonate. In un certo modo ha ragione lei nel dirlo. Poi la ragione politica era conservare l'unità anticomunista dell'Italia. Dopo la crisi, la grande scelta fatta dal governo italiano, che ricordo aveva il terzo debito pubblico del mondo, era stata non possiamo aumentare la spesa, ma dobbiamo conservare la spesa sociale, sanità, pensioni e assistenza. Il PIL scende, ma quello non può scendere. Ricordo nel maggio del 2011 la Banca d'Italia riconosce al governo, dopo 3 anni di crisi, la gestione del pubblico bilancio è stata prudente. Abbiamo conservato i professore, nostri doveri sociali, non abbiamo fatto la fermo, la faccio continuare per un tipo. Momento. Però se posso aggiungere... La faccio continuare per un momento, però voglio rimettere in questa, questa discussione un po' di realtà, perché... noi abbiamo provato a vederli poi i poveri da vicino, anche perché l'ultima volta che il professor De Masi mi ha rimproverata dicendomi che il reddito di cittadinanza, l'unica cosa che non si racconta mai in televisione è come fate, come alcune persone oggi mangiano e prima non mangiavano. Siamo andati nel quartiere Zen di Palermo, un quartiere molto difficile, abbiamo seguito una famiglia, guardate cosa accade. E sappiamo che cosa si prova stare senza casa. Emanuela e Orazio, entrambi disoccupati, hanno 4 figli. Il più piccolo ha poco più di un anno. Dormono tutti nella stessa stanza, in una casa popolare del quartiere Zen, alla periferia di Palermo. Qui invece dorme il grande. Cioè quando chi viene male si mette a terra e dorme a terra. Dopo una serie di occupazioni abusive e sistemazioni di fortuna, da 9 anni la famiglia ha un tetto sulla testa, anche se si tratta di un appartamento di 2 stanze privo di abitabilità. Non l'accetto, a me mi devono cambiare l'alloggio. Il paradosso è che la casa non è mai stata assegnata alla famiglia, ma solo data in custodia, senza un contratto. Per fare in modo che queste case non venissero occupate abusivamente, sono state assegnate in custodia alle famiglie che ci abitano. La lista dell'emergenza abitativa è una lista che ha più di 2.000 famiglie. La soluzione ordinaria, quindi proprio quella del cambio alloggio, è assolutamente impossibile. L'assessorato fa quello che può, ma dire alla una famiglia un tetto sulla testa l'avete non è una soddisfacente per una famiglia che cerca di migliorare la propria condizione. È difficile dover guardare i propri figli e dire questa è la casa che ci meritiamo. Allora io riuscivo a pagare la casa lavorando. Orazio era un autista di ambulanze private. Da quando la sua cooperativa ha perso l'appalto con l'ospedale 10 anni fa, non è più riuscito a trovare un impiego. Adesso la famiglia riceve un assegno di circa 700 euro con il reddito di cittadinanza. Ci aiuta ad andare avanti, a pagare la luce. Sono sempre poco quelle che ci danno. Prendere la bolletta della luce. A tenere nelle mani 171 euro solo per la luce. Intanto per i beneficiari sono partiti gli incontri al centro per l'impiego. Mi hanno chiamato solo a me. Mi hanno detto ci rivediamo tra 3 anni perché hanno visto che il bambino è piccolo.
Guardi, il primo pezzo è stato fatto, è una forma di protezione minima, però certo anche loro dicono se non troviamo il lavoro, anche sì, così. Comunque questa famiglia senza le 780, i 780 non euro, mangiava. Credo che stesse molto peggio. Ma non c'è dubbio, quindi infatti certo. Siamo partiti da lì, che è un inizio, c'è sì, stato fatto. Volevo ricordare però qualche dato in aggiunta a quelli che ha dato il professor Tremonti. Tra il 2007 e il 2017, cioè durante la crisi, non è che tutti sono stati peggio. I 6 milioni di italiani più ricchi hanno visto aumentare la loro ricchezza del 63%. I 6 milioni di italiani più poveri hanno visto diminuire la loro ricchezza del 73%. Quindi c'è stato un aumento enorme della forbice. Le 10 famiglie più ricche italiane avevano nel 2007 la ricchezza di 3 milioni e mezzo di italiani. Oggi hanno la ricchezza di 6 milioni di italiani. Quindi la crisi non è stata un livellamento, è stato o un conservare la stessa distanza, ma l'acuirlo enormemente. Quindi significa disparità. Che il sistema di ridistribuzione tramite tassazione non funziona. E questo per quanto riguarda questo aspetto qui. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, io ricordo sempre che dei 5 milioni di poveri soltanto 960.000 vanno alla ricerca di un posto di lavoro. 1.200.000 ha già. Ma infatti torniamo al discorso delle pensioni di invalidità di Tremonti, sì, no? Sì, sono sì. Persone che. No, un attimo, 1.500.000, 1.200.000 ha già un posto di lavoro, ma guadagna molto meno di 780. E tutto il resto sono bambini, sono giovani, sono ragazzi, sono vecchi, sono invalidi. La vecchiaia non ha nulla a che fare, o ha molto poco a che fare con la disoccupazione. Questi sono i dati. Come non è vero? La signora Santacchè dice che non è vero, questi sono i dati, c'è poco da fare. No, scusi, no, ma posso, siccome io non voglio inventarmi niente, vorrei solo dire al professore due cose, che il grande equivoco del reddito di cittadinanza che ha messo insieme chi è forza lavoro da chi non lo è. Il reddito di cittadinanza dice che può proporre sino a 3 proposte di lavoro. Voglio ricordare che nella nostra nazione il problema è che il lavoro non c'è più. Ha letto male la legge. Seconda cosa, ricordo al professore in questo momento che ci sono signori come la Saraceni, ex terrorista, condannata a 21 anni e 6 mesi, 5 anni di carcere e oggi agli arresti domiciliari. Quelli che volevano sovvertire lo Stato, quelli che hanno partecipato ad ammazzare servitori dello Stato, che oggi prendono il reddito di cittadinanza, come il compagno etro, che è colui che ha partecipato al rapimento di Aldo Moro, una delle pagine più brutte della storia della Repubblica, e oggi sta bello comodo sul divano perché gli italiani, quelli che lavorano e quelli che pagano le tasse, gli danno il reddito di cittadinanza. E ricordo che il governo di allora non volle assolutamente far passare noi come l'emendamento, lo ricordiamo. Io ricordo che il reddito, perché abbiamo detto chi è stato condannato sino a 3 anni in via definitiva non può prendere reddito di cittadinanza. Quindi professore, lei sarà professore, i professori sono comici, no, io lo sono, non sarà. Avete la scienza infusa? Benissimo. Io però dico, io guardi, professore non lo sono. Io sono una donna del popolo, un imprenditore che anziché insegnare faccio. Sai cosa mi diceva mio padre? Noi invece non facciamo nulla. Allora le rispondo da fannullone. Chi non sa fare insegna. Poi da quando c'è Fioramonti. Ma per una deputatessa è una cosa inaudita. Nessuno non vuole combattere la povertà. Tutti vogliamo combattere la povertà, ma il reddito di cittadinanza ha fatto confusione tra chi è forza lavoro. Esatto, ma questo lo siamo già detti, lo dice anche De Masi questo. E chi invece è povero. Ma voi siete contenti che i terroristi, gli stupratori, i pedofili prendono il reddito di cittadinanza? No, non siamo contenti per niente. Lei è contenta, Mirta Merlino? Per niente. Credo che però si possano correggere i singoli casi. Anziché dargli un lavoro? Dunque, quelli che percepiscono Mirta, ma quando si danno il reddito di cittadinanza ai terroristi? Faccia rispondere, Santanchè. Capisco che voi siete in cattedra, però. Quelli che io in questo momento non sono in cattedra, ma questo non mi esime dal dire cose intelligenti e vere. Dunque,
il reddito di cittadinanza, sì, in questo momento è percepito. Nessuno dice cose stupide, dite cose intelligenti tutte e due. Parliamo del merito dei problemi. Prego, De Masi. Smentisca sui terroristi. Allora, smentisca sui terroristi. Non la può smentire, perché è vero. Non la può smentire. Sant'Anchè, non la può smentire, è vero. Allora, facciamolo rispondere, però. Allora, il reddito di cittadinanza è percepito in questo momento da circa 2 milioni di persone. Che ci siano 2 milioni di terroristi e di pedofili a percepire questo reddito di cittadinanza mi sembra una esagerazione straordinaria. Se per caso i casi sono 2 o 20 o 200, si correggono. Allora si correggono. Questo lo capisce, per fortuna i nostri ascoltatori hanno l'intelligenza per capire che 2 casi non fanno. La realtà è che 2 milioni di persone che mangiavano molto meno, molto peggio di me e della Sant'Anchè, ora perlomeno mangiano. Una battuta da Nannicini, che ho pochissimo tempo. Sono d'accordo che non si può criticare una misura universale di contrasto alla povertà per qualche caso, i casi vanno affrontati, poi non si può essere neanche garantisti. Ma non è un contrasto alla povertà, non è contrasto alla povertà. L'abbiamo criticato anche noi, io l'ho criticato mille volte. Sì, ma faccia parlare. Intanto stavo dicendo un'altra cosa, stavo dicendo che la destra italiana non dovrebbe essere garantista solo quando le vicende giudiziarie le riguardano da vicino, ma anche gli altri casi. Se c'è un cittadino che ha commesso dei reati e ha scontato la sua pena, ha accesso agli strumenti di welfare come gli altri cittadini. Chiusa parentesi. Ora parliamo della misura. Se ci sono dei casi, li risolviamo. Siamo tutti d'accordo su quello, non c'è da litigare. Stiamo parlando della misura di contrasto alla povertà che, per esempio, abbiamo criticato e secondo me possiamo ampliarla, perché aiuta poco le famiglie con figli, di nuovo, perché aumenta poco all'aumentare dei figli e del rischio di povertà. Allora, quindi c'è ancora molto pubblicità, da fare. Anche perché vedo già nella penombra il professor Giuliano Amato, che frequenta davvero molto molto poco la televisione e che adesso mi è venuto a trovare. Quindi pubblicità e rientriamo con lui, parliamo di molti temi, compreso un tema di cui si parla poco, le carceri. Grazie professor Tremonti, grazie Sant'Anchè, grazie Nannicini, grazie professor De Masi, torniamo subito con voi. Mondo italiano. Sei pronto a fare delle domande? Sei quello. Chiedete e non avrete risposta. That's life. Giuliano Amato, il dottor Sottile, come lo soprannominò Eugenio Scalfari, sottile di fisico e di sottile acume politico, 2 volte presidente del Consiglio, 2 volte ministro del Tesoro, ministro dell'Interno e degli Esteri. Sì, funziona. Le ho già detto abbastanza. Primo presidente antitrust, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, sempre candidato al Quirinale e tanto altro. A 81 anni Amato può vantare un cursus honorum come pochi in Italia. Forse viene dall'anima che sta da quelle parti, in questa circostanza, in altri momenti forse in un altro punto, non l'ho mai saputo. La sua carriera politica inizia nel Partito Socialista, a lungo braccio destro di Bettino Craxi, poi suo sottosegretario. È sopravvissuto senza conseguenze giudiziarie alla bufera di Tangentopoli. Nel 1992 Scalfaro gli affida l'incarico di formare il suo primo governo. Non pretendo, come altri, di essere protagonista di troppe stagioni, vecchie e vecchissime, nuove e nuovissime. That's life. Nei 10 mesi di presidenza del Consiglio vara una finanziaria durissima da 93.000 miliardi di lire, ricordata come finanziaria lacrime e sangue, criticata da tanti, per qualcuno invece il punto di partenza della ripresa che segnerà l'Italia negli anni successivi. Non dimenticate che ora sono giudice della Corte e quindi la politica per me è out. È nel 2013 che varca la soglia della Consulta, quando Napolitano lo nomina giudice, insieme agli altri membri della Corte Costituzionale e promotore del progetto Viaggio in Italia, per far conoscere la Costituzione prima nelle scuole, poi nelle carceri. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Ma questo succede? C'è un pezzo di Costituzione italiana che aspetta di essere attuato. Canzone preferita Imagine di John Lennon. Chi lo conosce lo definisce un ottimista.
Ottimista, pessimista, sai, a volte dipende dalle condizioni personali. Giuliano Amato, grazie di essere qui, va pochissimo in televisione, credo che erano anni che non andava in televisione, sono molto contento che ha fatto questo strappo stamattina, dalle immagini che abbiamo visto, insomma diciamo che non ama parlare, ha detto, manda i giornalisti come dire a sbattere molto spesso, quindi stamattina io ho un sacco di domande, sono anni che mi segno le domande che vorrei fare ad Amato, ma le terrò da parte, perché so che lei, la politica è out... Per cui, insomma, sapesse le curiosità che ho, ma ci arriviamo perché... Quante vite ha vissuto? Lei ha 81 anni, portati divinamente, tra l'altro Amato ha anche un'altra passione che non ci sarà nel servizio e condivide con me, che lo tiene molto in forma. Non diremo qual è. Beh, non diremo qual è. Gioco a tennis ed è la cosa eccolo. Che... Beh, no, qui non sto giocando a tennis, in effetti, però è parte della mia passione per il tennis. Quante vite ha vissuto in questi magnifici 81 anni? Ma guardi, a pensarci ne ho vissute due. Una troppo, una vita fatta di incarichi pubblici. Una troppo poco, una vita privata fatta di figli che sono cresciuti a lungo vedendomi solo la sera, e questo è un rimpianto che ho ancora, e di nipoti che stanno crescendo, e di una moglie che ancora siamo insieme da oltre 60 anni, ma ancora risente, e giustamente risente, del tempo che le ho sottratto. Allora, questa è una bella confessione, devo dire. Ha mai nostalgia del passato, lei, Amato? No, devo dire di no. Insomma, ho dei ricordi che sono belli e ci sono dei momenti che vorrei rivivere. Ma le piaceva di più l'Italia di ieri, di quella di oggi? Molti lo dicono, no? No, guardi, no. Soprattutto i vecchi, ho imparato a ragionare da vecchio, anche se lo sembro meno di quanto sono, non devono dire ai miei tempi questo non succedeva. Perché il mondo ha tanti lati peggiori rispetto a quello che ho conosciuto da giovane, ma ha tanti lati migliori, e ai nostri giovani dobbiamo dare il senso che hanno ancora un mondo davanti, che nel 2050 esisterà ancora, e noi dovremo adoprarci per non farlo. Fa piacere sentirglielo dire, che stamattina invece c'erano molte persone qui che avevano nostalgia della DC e della Prima Repubblica. Lei non ha nostalgia della Prima Repubblica? Ma vede, insomma, a dirla nel modo più semplice, per una miriade di ragioni, il personale che faceva politica 50-40 anni fa era mediamente più colto e più preparato di quello che la fa oggi. E questo è un dato di fatto. Ma dire che questo riflette una società più ignorante e meno colta di quello di ieri è sbagliato. Sono i canali che portano alla politica, forse, quelli che dovremmo rivedere, mentre è retorica banale, ma i tanti bravissimi giovani che abbiamo finiscono all'estero e li prepariamo noi, e sono certo colti, sì. E sono preparati. Professore, no, dato che lei appunto mi ispira citazioni colte, Max Weber scrisse un libro che si chiamava La politica come professione, che si può tradurre in tedesco, mi dicono, anche come vocazione. Cos'è per lei la politica? Professione o vocazione? Beh, la vocazione ci vuole, perché la vita della politica... Però se c'è solo la vocazione e non c'è la professione, prima o poi la barca va a sbattere. Questo è un buon consiglio per tanti politici di oggi. Allora, parliamo invece di questa bella iniziativa delle carceri. La Corte Costituzionale, che spesso è un mondo un po' chiuso, poco conosciuto, decide di aprirsi al paese. Prima va nelle scuole e poi va nelle carceri. Perché le carceri e perché dopo le scuole? Ma sa, intanto perché abbiamo deciso di andare in giro? La prima ragione è, la gente in Italia spesso non sa neanche che cos'è la Corte Costituzionale, sta lì chiusa in quel palazzo
E c'è da questo punto di vista una distanza enorme tra la conoscenza che c'è di noi e quello che noi facciamo per la società italiana, nel bene speriamo, a volte forse nel male. Ma insomma, se in Italia la donna cessò di essere punita per l'adulterio, mentre il maschietto poteva... Le chiamavano scappatelle quelle del maschio, quelle della donna erano reati. Chi pose fine a questo fu la Corte Costituzionale, ma non solo le grandi cose. Chi ha stabilito che con un auto velox non revisionato la multa non vale è stata la Corte Costituzionale. Quindi noi entriamo nella vita quotidiana degli italiani e gli italiani spesso non lo sanno. Farci conoscere, far sapere questo, farci vedere, farci fare domande non solo all'interno di quella auletta che qui si vede, ma in giro, nelle scuole in primo luogo, dai ragazzi e dalle ragazze delle scuole che hanno domani da vivere, nelle carceri. Perché allora, la Costituzione vale per tutti. Devo andare in pubblicità, torniamo subito. Tra l'altro vedo che c'era con noi Giancarlo Giorgetti collegato, ma sto andando in pubblicità, quindi mi scuso molto con Giorgetti. Lo saluto in ogni caso. Sono con Giuliano Amato, la piove peraltro, non facciamo bagnare Giorgetti. Devo andare, devo andare in pubblicità. La saluta Mirta, purtroppo siamo in pubblicità. Saluto Mirta e anche Giuliano Amato, tutti e due. Ah, saluta entrambi, bene, ottimo. Ciao, grazie, grazie Giorgetti. Pubblicità, torniamo subito. In punto abbiamo il nostro meteo, come sempre, con Paolo Tutta Corona. Stai attento, non fare errori, che il professor Bacchetta. Amato, dottor Sottile, non per niente, si accorge di tutto. Allora, è arrivata questa perturbazione, dai e dai, insomma, qualcosa doveva entrare. Vedete, c'è una parte, quella più settentrionale, con i temporali che ancora interessano la Liguria e che tendono a spostarsi verso est. Poi c'è l'altro nucleo, un po' più debole, che però sta portando, l'abbiamo visto, la pioggia a Roma. Avete fatto bagnare Giorgetti. Giorgetti comunque. Si è bagnato per colpa nostra, sì. C'è qualche temporale. Ora, questa nuvolosità, anche lei si sposterà verso est. Però attenzione, perché poi dietro c'è altro. Come dire, non vi fidate delle prime schiarite, perché ci vuole un po' tutto il pomeriggio e la serata. Però passa. Infatti, le piogge previste nella seconda parte della giornata di oggi, cioè dall'ora di pranzo in poi, vedete che quelle intense interessano anche le zone alpine, prealpine, poi ancora Liguria, Toscana. Il blu del medio versante tirrenico rappresenta piogge moderate, però piogge di una certa consistenza, mentre al sud c'è molto poco. Ecco, guardate quanto velocemente il tutto si sposta, perché domani in tutta la giornata non troviamo più piogge. Quindi c'è il pomeriggio, la serata, la nottata, ma domani le schiarite ci sono. Qualche pioggia debole sul basso versante tirrenico, sul nord-est qualche nuvola c'è. E poi la giornata di giovedì, che vede di nuovo qualche debole pioggia sulle zone di nord-ovest, ma questo non è l'inizio di un peggioramento. Quindi il tempo quindi si manterrà abbastanza. Quindi può organizzare il campo da tennis, professor Amato, sì, tra sabato e domenica? Da domani in poi, sì, attenzione, perché scendono un poco le temperature. Vabbè, si metterà la felpa. Che ma problema c'è? Domenica, grazie. Com'è? Domenica? Domenica per ora viene data di pioggia. Allora, potrebbe ripeggiorare, però è ancora un po' presto per dirlo. Vabbè, vediamo. Grazie. Grazie. Allora, vorrei riprendere dal tema carceri e vorrei farvi vedere un piccolo estratto di questo lungo film che la Corte Costituzionale ha fatto sulle varie visite dei vari giudici nelle varie carceri. C'è questa scena di una donna che peraltro a Rebibbia, che peraltro il professor Amato mi ha segnalato, che è veramente abbastanza impressionante, guardate. Era sì, violento, mi maltrattava e non voleva andare via. Non lo so, forse a modo suo mi voleva bene, ma penso che era un amore malato, non lo so. La prima volta che sono entrata in carcere, quando mi hanno preso i carabinieri a casa mia, che era una persona libera, mi hanno portato qua.
Io mi sono sentita bene, che non lo so, una liberazione, bene. Non lo rivedrò più, non voglio più vederlo, basta. Sono stanca. Basta. Allora, professor Amato, sembra una scena da film, il carcere come liberazione, dice questa donna. Vede, questo ci aiuta molto a capire di più, perché io mi rendo conto che la naturale valutazione da parte di molti del carcere è che lì finiscono coloro che l'hanno meritato essendo cattivi dalla parte di qua dove siamo noi. Una donna come questa che, guardi, dice del carcere è una liberazione, spero che ci si renda conto di che cosa significa dire del carcere è una liberazione, ci dimostra che in realtà il carcere non è separato, è uno specchio della società in cui noi non carcerati viviamo e ci fa vedere quali sono le conseguenze di ciò che è accaduto di là. In un mondo in cui ci fosse una giustizia divina, lì dentro avrebbe dovuto esserci il marito, non lei. E invece c'era lei. La domanda è: in quanti casi succede una cosa simile? Scusi, Mirta, attenzione, non voglio generalizzare. Spesso ci stanno persone che lo hanno meritato, ma dobbiamo anche renderci conto di quanti facciamo finire in carcere per qualcosa che è successo fuori che non doveva succedere. Proviamo a fare un ragionamento, danno. Professore, perché ci sono due frasi che mi colpiscono. Una è quella mai più carcere, cimitero dei vivi, che è una frase che viene attribuita a Calamandrei. Certo, si riguarda un periodo storico diverso, però insomma è una frase che viene usata, diciamo, nella cultura buonista per dire il carcere deve essere un luogo da cui si può uscire migliorati. E in Italia c'è tanto dibattito su questo, molte persone ci stanno poco, permessi premio, si esce quando non bisognerebbe uscire. E dall'altra c'è un'altra cultura, sempre nel nostro paese, molto forte, che è quella, diciamo, cattivista, in carcere e poi si butta via la chiave. Come ci si muove tra queste due culture? Bisogna sapersi muovere tra le due culture, appunto sapendo distinguere. Ora, io sono rimasto nella breve storia della mia vita, breve per il mondo, non per la mia vita, come il dottor Sottile, perché amo distinguere. In realtà la mia sottigliezza dovrebbe essere una dote generale. Saper distinguere è fondamentale per non fare mai di tutta erba un fascio, mai si deve fare di tutta erba un fascio. Allora ci si accorge delle situazioni rispetto alle quali si consente anche a chi è legato a giri criminali di entrare ed uscire spesso per questo e continuare nei suoi giri, e quando invece si trasforma un giovane in un criminale perché lo si tiene troppo a lungo in un carcere che a certe condizioni è scuola di crimine anziché di redenzione. Lei a Nisida cosa ha sentito vedendo dei ragazzi così giovani che stanno in carcere? È stata un'esperienza tra le più pressanti proprio sulla mia stessa emotività, perché io ho fatto come mestiere principale il professore, avendo davanti dei giovani di quella stessa età, e la mia prima domanda era: ma perché altri li ho trovati in classe e questi li trovo qua? Sembravano uguali, parlavano spesso allo stesso modo, parlavano di esperienze che erano simili. Che cosa aveva portato gli uni in classe e gli altri lì dentro? Ecco, allora tu ti rendi conto di una cosa, io almeno di questa sono sempre stato convinto, opinabile scientificamente, ma io penso che un bambino nasce con soltanto il bene dentro, perché piange quando esce, perché non è abituato all'aria, ma appena sente il calore sorride e ha aspettative positive verso gli altri. Chi gli tocca la mano lo fa sorridere, chi gli si avvicina lo fa sorridere. Poi un bel giorno
comincia a piangere vedendo gli altri. Perché? Perché ne ha paura, perché gli stanno facendo del male. Quindi ci sono dei bambini a cui è stato fatto del male. Mi dice una cosa che riguarda la stretta attualità, quindi, però è importante, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha detto che l'ergastolo ostativo non è ammissibile, sarebbe il famoso fine pena mai. Diciamo che io so che lei non parla di questioni correnti, però in Italia si è aperto un grande dibattito che addirittura ha detto per l'Italia questo è un favore alla mafia. Ci ha riflettuto su questo tema? Ci sto riflettendo, ma noi... Corte Costituzionale italiana, per una singolare coincidenza dei tempi, avremo la stessa questione davanti la prossima settimana. Quindi che io ci pensi è fuor di dubbio, che io ne parli oggi è altrettanto fuor di dubbio, non posso. Accetto questo silenzio. Milluzzi mi chiede la linea. Noi siamo collegati da stamattina, professor Amato, con le strade, diciamo, dei palazzi romani, perché stanno capitando molte cose sulla manovra. Dimmi, Andrea. E Giorgetti è andato via. E Giorgetti è andato via, sì. Ci siamo persi Giorgetti. Sì, Mirta, Giorgetti purtroppo è andato via. Subito dopo abbiamo incrociato Alessio Villarosa, senatore dei 5 Stelle in commissione che si sta occupando della manovra, e abbiamo chiesto quello che ormai è stato il tormentone della mattinata e lo sarà della giornata, di quota 100 delle discussioni nel governo. E lui ha detto una cosa molto interessante, ha detto che per i 5 Stelle vale quello che ha detto la ministra Catalfo, ossia che quota 100 non si tocca, le finestre di far uscita non si toccano, al massimo si possono fare interventi migliorativi, ma non per fare cassa, che è esattamente la posizione opposta di Italia Viva dei renziani, ai quali Villarosa ha detto non ci possono essere out, non ci possono essere ricatti, allora, la manovra la discutiamo insieme e la votiamo insieme, ma su questo non si muove foglia. Quindi insomma, la situazione è ancora molto complicata nonostante questo vertice serale che dovrebbe partorire il documento che va a Bruxelles. Non le chiederò niente della manovra, ma le chiedo una cosa più profonda a proposito di giovani e di vecchi. L'Italia è un paese che è sempre sbilanciato sulla generazione, per carità, 400 in molti casi è sacrosanta, però insomma, parliamo sempre di quelli da 60 anni in su, i diritti di chi ha lavorato, e ci scordiamo un po' una generazione che è priva di diritti. Io alcuni anni fa scrissi insieme ad un giovane collega un libretto che riguardava il sistema pensionistico e quanto spendiamo di pensioni, quanto spendiamo del resto, e scrissi non abbiamo molto tempo per correggerlo, perché andiamo verso anni in cui la maggioranza sarà sempre più solidamente costituita da persone sopra i 50 anni. I giovani saranno una minoranza. Qualcuno li dovrà proteggere, ma non so esattamente chi. Ci stiamo arrivando. Anche perché sono meno voti, quindi la politica di solito si occupa di chi vota, no? Appunto, abbiamo... appunto. A proposito delle mie 10 domande, ce n'è una che proprio mi piacerebbe tanto fare, io gliela faccio, poi se non vuole non mi risponde. Cosa ha pensato quando il presidente Conte ha detto mi sento come Craxi a Sigonella, ma io sono stato ancora più duro? Beh, sa, come uno si sente lo decide lui, io non so come altri si sentono, quindi ricordo che a Sigonella, quando attorno a quell'aereo erano già schierati gli uomini militari degli Stati Uniti, far schierare i nostri davanti a loro, tra gli americani e l'aereo, e metterli nella condizione di avere questi altri alle spalle senza neanche poterli vedere, fu un gesto di sicuro di coraggio, almeno da parte dei carabinieri. Va bene. Insomma, tanto coraggio oggi non lo vede in giro, però. No, non lo so. Questo proprio non lo so. Va bene. Un'altra cosa le volevo chiedere, a proposito, tornando un po' al tema carceri, però insomma, andando un po' più in grande. Una volta lei venne a fare un'intervista con me, molti anni fa, ahimè, in cui mi disse che vedeva pochi leader e molti follower. E questa cosa poi si è sviluppata sui social, vediamo che i follower sono il grande problema dell'oggi. Ma su alcune questioni, penso alle carceri, ma penso ai migranti, ma penso alla casta, ha la sensazione che ormai i nostri politici tendono sempre ad assecondare l'opinione pubblica piuttosto che a guidarla? Ma sa, è così, non riguarda soltanto i nostri politici. Io rimasi impressionato molti anni fa
durante una visita che fece al Congresso degli Stati Uniti, nell'apprendere che quelli che parlavano in aula, i parlamentari, avevano un auricolare dal quale la loro segreteria li informava sulle reazioni dei loro elettori a quello che stavano dicendo, e così potevano via via conformarsi con queste reazioni. Insomma, siccome l'America è antesignana, noi siamo finalmente arrivati a fare esattamente lo stesso, in realtà, il che pone dei problemi drammatici alla politica, perché la politica è quella attività di cui abbiamo bisogno per andare verso il futuro, uscendo dalle difficoltà del presente. E uscire dalle difficoltà del presente non sempre significa fare quello che viene richiesto da ciascuno. A volte bisogna... un vecchio grande leader italiano che si chiamava Pietro Nenni diceva: tutte le riforme che servono sono un po' dolorose. Se il medico migliore è quello che lascia che la piaga continui a rimanere, perché altrimenti provoca dolore al paziente, la piaga resterà. C'è del pericolo in questo. Il leader è deve essere migliore del suo popolo, o invece quest'idea molto moderna che il leader deve essere uguale alle persone che rappresenta, deve vivere fuori dalla bolla, diciamo, degli ottimati, no? E deve invece stare dentro le cose, la convince, proprio come idea di democrazia. Ma questa è una contrapposizione che si è creata e che viene spiegata dal fatto che le nostre élite, non solo in Italia, ancora negli anni scorsi, sono effettivamente apparse chiuse in quello che si chiama il palazzo. Perché di per sé la contrapposizione in realtà non ha senso. Una democrazia è democrazia se chiunque vive l'esperienza di chiunque altro può accedere ai posti in cui si assume la responsabilità degli affari collettivi, rimanendo collegati a coloro da cui proviene. Insomma, quelli che hanno teorizzato siamo tutti uguali. Uno vale uno. Uno vale uno. Ora sono élite. Viaggiano in macchina di Stato, viaggiano in aereo di Stato, si siedono su una poltrona, non su uno strapuntino. L'importante è io in questo non ci trovo niente di male, troverei strano un governo fatto con dei strapuntini e basta. Ma ecco, una delle mie domande cruciali per Amato è proprio quello: cosa pensa di questi 10 anni del Movimento 5 Stelle? L'importante è che restino legati però a coloro da cui provengono, perché il problema è dell'élite che si distacca, che si merita la critica che è stata fatta alla fin fine in questi anni in cui per tanti le cose sono andate male. Voi avete pensato più a voi stessi che a questi altri. Pubblicità, torniamo subito con il professore presidente Giuliano Amato. Diciamo che delle mie 100 domande che avevo da parte per il professor Amato ne ho fatte 2, me ne rimangono 98, ma non riusciremo a farle tutte e poi lui non risponderebbe a molte di queste. Però invece una mi interessa molto. Siamo nel pieno di un dibattito, è successa una cosa storica in Italia, hanno tagliato i parlamentari, prima volta dopo che se ne parla da decenni. L'altro giorno mostrai una Nilde Deiotti nell'84 che ne parlava. Secondo lei è un buon risultato, qualcosa da festeggiare, o invece è solo una deriva demagogica? Lei ha ricordato Nilde Deiotti e ha fatto bene, perché 10 anni dopo, cioè nel 94, quando scrisse la relazione conclusiva della commissione bicamerale per le riforme, che si trovò a presiedere dopo appunto D'Alema, in quella relazione scrisse:
Queste sono le proposte che formuliamo, A, B, C, D. Abbiamo anche raggiunto l'intesa sulla riduzione del numero dei parlamentari. 400 per la Camera, 200 per il Senato. Ma non avendo avuto il tempo di elaborare le regole per il funzionamento di un Parlamento a ranghi così ridotti e modificati, non riteniamo di dover avanzare la proposta. Io non mi occupo di politica di oggi, mi occupo di storia. La storia mi ha detto questo. Tu più saggia del Deiotti. Io ho sempre avuto una grande stima di Nilde Deiotti, una grande donna della storia italiana. Allora, Presidente Amato, io la ringrazio molto per essere stato con noi. Secondo me potremmo non far passare altri 5-6 anni prima di rivederci, ci pensi? Grazie per questo incontro molto speciale. Linea al TG, noi ci vediamo domattina come sempre.